Buongiorno a tutti. Benvenuti. Grazie di aver aderito a questo invito a partecipare a questo webinar su un argomento che è da sempre all'attenzione dell'associazione e che qui trova un'altra, diciamo, chiamiamola pietra miliare, in effetti di un percorso che è iniziato da molto tempo, l'attenzione alla valorizzazione dei rifiuti e in particolare alle sabbie fonderie, essendo il principale rifiuto nel nostro settore, è sempre stata un'attenzione da parte dell'associazione. Trova in questa esperienza, in questo progetto, un grande, ampio coinvolgimento di numerosi attori che quindi riescono a e sono riusciti, diciamo, a completare tutti gli aspetti che vanno dall'analisi dalla caratterizzazione fino all'impiego. Un'altra pietra miliare, ma che non riusciamo a chiamare, non riusciamo a definire comunque, diciamo, l'obiettivo raggiunto, perché sappiamo che il percorso e anche le ambizioni che abbiamo sono tali da, diciamo, da essere certi del fatto che l'attenzione non mancherà mai, però effettivamente di cose da fare ce ne sono ancora, nonostante appunto sia con quello che ci racconteranno i relatori e sia anche con l'intervento finale da parte di Roberto Lanzani di Assofond, che parlerà anche di altre esperienze recenti su questa tematica. Diciamo, il ventaglio diciamo, delle opportunità o delle appunto potenzialità dal titolo del webinar, insieme ovviamente alla criticità, verrà descritto. A me il compito in effetti di intrattenervi questi minuti, ma che di fatto quelli che devono parlare veramente sono quelli che arrivano dopo. È un compito che di fatto serve anche a prendersi appunto quell'altra porzione di tempo, qualche minuto per permettere a tutti di collegarsi. Siete numerosissimi, quindi sono attese molte persone, quindi probabilmente qualcuno si collegherà anche in corso di webinar. È diciamo, un pomeriggio abbastanza impegnativo perché l'incontro occuperà una parte di tempo, però diciamo, il susseguirsi dei tanti relatori sicuramente anima e renderà molto, molto dinamico il webinar. Qualche informazione pratica, ovviamente l'interazione con tutti voi è assolutamente gradita. Quello che vi chiediamo comunque è quello di spostare alla fine degli interventi la parte di dibattito e quindi anche di domande. Potete intervenire con le modalità consuete, quindi alzando la mano, utilizzando le funzioni che sono disponibili su questa piattaforma, oppure potreste anche, volendo, utilizzare la chat, scrivere magari qualche quesito. Ripeto, l'invito sarebbe anche quello di prendere parola, che vi verrà data, che magari vi risparmia, diciamo, il tempo di trasferire in sintesi una domanda e magari apre anche effettivamente dal punto di vista dialettico un dibattito. Quindi ovvio che questi saluti iniziali, nei quali appunto prendo e continuo a prendere tempo, servono anche per ringraziare, diciamo, anche davanti a questo pubblico numeroso, perché appunto voi non lo sapete, ma insomma siamo circa un centinaio di persone, a dimostrazione del fatto, come ci aspettavamo, che il tema è molto molto di interesse. Ovvio che i ringraziamenti vanno a tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto, quindi, e hanno anche permesso di conseguire i risultati che vi verranno raccontati. Quindi un po' di tempo me lo sono preso, ecco, ripeto, il fatto che ci seguiate e che siate qui partecipi, comunque sottolinea non solo l'importanza, ma sottolinea anche appunto l'attenzione che date a questo argomento, che non è questa l'occasione di farlo, ma vi ha visto ricevere informazioni da parte nostra in maniera abbastanza costante nel tempo e anche soprattutto nel recente periodo, visto che proprio le iniziative hanno trovato un maggiore sviluppo proprio in questi ultimi anni, un maggiore sviluppo perché nonostante l'attenzione nostra sia stata sempre molto molto forte, effettivamente, cioè, sono cambiate anche le condizioni, diciamo, a contorno e quindi sono anche accadute ci sono state quelle circostanze nelle quali, rispetto a
un periodo antecedente nel quale eravamo sempre noi, diciamo, a renderci attivi, sono create anche circostanze nelle quali l'argomento è di tale interesse da parte di tanti soggetti, soprattutto anche gli enti stessi, da essere alle volte anche noi quasi soggetti passivi, cioè che veniamo coinvolti perché ci viene chiesto. Quindi diciamo che andiamo sempre più verso una modalità secondo la quale le cose dovrebbero girare correttamente. Non elenco tutti i relatori, perché comunque l'avete visto nel programma, non li cito e non ne nemmeno tutti, si susseguiranno uno con l'altro. Il primo a cui do la parola io è il professor Marco Frei, lo faccio anche, diciamo, utilizzando appunto il fatto di dargli parola a lui per ricordare a tutti o comunque informarvi, qualora non siate ancora riusciti a ricevere la nostra informativa che abbiamo già mandato, che Assofont terrà la propria assemblea annuale, quindi il convegno pubblico il 23 di giugno, venerdì 23 giugno nel pomeriggio, e la tematica alla quale dedicheremo questo convegno, guarda caso, sono gli ESG, quindi tutto il tema della sostenibilità. Perché lo dico? Perché il professor Marco Frei sarà il nostro relatore principale, diciamo. Non dico unico per non dare, per non concentrare troppo sulla attenzione, ma effettivamente, diciamo, tratterà tutte queste tematiche, declinate appunto sia in maniera generale, ma anche legate alle prerogative del nostro settore, che da questo punto di vista, nella transizione alla sostenibilità, può dire tanto e può fare molto. Quindi, di tempo non per la sufficienza, perché in effetti vedo che le persone continuano ad entrare, però effettivamente a questo punto cominciamo perché il pomeriggio è lungo, quindi grazie per aver partecipato, grazie a tutti i relatori, non tanto per l'impegno di oggi, che è sicuramente importante, ma soprattutto per il lavoro fatto in questi mesi, e quindi in bocca al lupo e buon lavoro, e parola al professor Frei. Grazie mille Silvano Squaratti, grazie ad Assofond per il pieno e continuo supporto dato al progetto che andremo a descrivere. Abbiamo una sequenza da webinar, quindi con un ritmo in cui succederanno ogni quarto d'ora e a volte anche in tempi più ristretti tutta una serie di interventi. Quindi a mia volta io non sto a fare la presentazione della sequenza degli interventi che vi introdurremo di volta in volta, perché ovviamente la compagine che ha messo le sue competenze in chiave interdisciplinare al servizio di questo progetto è stata assolutamente significativa. Quindi io vado rapidamente a condividere lo schermo, confidando che vediate la presentazione per bene. Vediamo, credo che sia tutto ok. Allora, a questo punto parto con la descrizione nel mio intervento di quali sono gli obiettivi e i principali risultati del progetto che abbiamo appena compiuto, perché siamo arrivati alla fine. Il progetto aveva i seguenti obiettivi, 5 in particolare. Volevamo fare un'analisi che non è mai stata fatta finora, con questa profondità delle sabbie di fonderia. Poi vedremo che è stata estremamente utile perché è servita a comprenderne la diversità e quindi la necessità poi anche di una serie di azioni correlate per valutarne la caratterizzazione. Secondo obiettivo, valutare i benefici ambientali del processo di riciclo usando uno strumento robusto, qual è l'analisi LCA. Terzo, studiare le barriere tecniche, normative ed economiche del riciclo. Sappiamo benissimo che la logica dell'economia circolare, così fortemente voluta a livello europeo, Commissione, ma anche a livello nazionale, in realtà trova tutta una serie di difficoltà nell'attuazione concreta, e quindi il nostro scopo era anche quello di cercare di capire quali sono gli ostacoli per dare indicazioni di policy relative al loro superamento, data l'auspicabilità per tutti, processi di natura circolare. Avevamo anche l'obiettivo di dare l'opportunità ai giovani ricercatori di creare nuovi percorsi di riciclo. Il progetto finanziato
La Fondazione Calibro prevedeva proprio l'individuazione di temi innovativi e cruciali nell'ambito della trasformazione verso la sostenibilità e la circolarità, ma anche con la finalità poi di accrescere le competenze e di inserire giovani ricercatori su questi temi. E in ultimo, la parte di mercato, quindi non basta mettere in piedi i processi di riciclo, ma poi è necessario che ci sia anche il mercato che li assorbe, alla fine, quindi studiare il mercato potenziale dei settori dei conglomerati bituminosi, della ceramica e degli arretrizi del vetro, proprio nella prospettiva del riutilizzo delle sabbie. In sostanza, l'obiettivo finale del progetto è stato quello di valutare una strategia per la promozione e il sostegno di un approccio all'economia circolare e di simbiosi industriale tra diversi attori che operano all'interno della filiera delle terre di fonderie. Ovviamente tutto ciò perché lo scopo era quella di, da un lato, rendere l'industria che, come abbiamo sentito brevemente prima, ma in maniera sostanziale, si sta impegnando in modo molto consistente nella direzione della sostenibilità, e anche per ottenere benefici per tutta la collettività basati sulla possibilità di riutilizzare i rifiuti e i sottoprodotti. Questo è un po' il quadro di quello che volevamo ottenere con il progetto. Nel progetto, vedete, ci sono stati alcuni partner chiave: lo IUS, l'Istituto Universitario Superiore di Pavia, all'interno poi del sistema delle scuole superiori. Come molti di voi sanno, io normalmente mi presento sotto il cappello della Scuola Superiore Sant'Anna, però ho appena finito di trascorrere, tra l'altro l'altra parte è corrisposta esattamente con il progetto, un periodo di 5 anni in cui sono stato anche docente dello IUS, proprio nella logica della collaborazione che esiste tra le 6, oggi diventate 7, scuole superiori italiane. Abbiamo usufruito di molteplici competenze, lo vedremo nei diversi interventi, da parte dell'Università degli Studi di Brescia, che ha da un lato effettuato l'analisi di laboratorio per la caratterizzazione delle sabbie di fonderia col Dipartimento DIMI, e dall'altro definito i processi di controllo ambientale per il riciclo delle sabbie di fonderia, includendo le analisi di ecotossicità col Dipartimento di CATAM. E poi l'INSTM, consorzio che ha lavorato su nuovi modi per realizzare un processo di riciclo delle sabbie, e l'ha fatto in un modo interessante, strettamente funzionale, con uno degli obiettivi che abbiamo visto in precedenza, cioè di coinvolgere giovani ricercatori con un apposito bando per l'assegnazione di borse di studio. Ne sono state selezionate 4 a progetti che poi erano stati scelti tra oltre 25 proposte. Quindi questo è un po' il quadro. Di che cosa stiamo parlando? Allora, abbiamo visto prima scorrere una serie di informazioni. L'industria della fonderia in Italia produce 1,5 milioni di tonnellate di getti grezzi e genera 1 milione di tonnellate di rifiuti, di cui le sabbie sono l'80%. Quindi non è difficile, con questa semplicissima rappresentazione quantitativa, comprendere perché le sabbie di fonderia sono così rilevanti. Soltanto una piccola parte delle sabbie di fonderia viene riutilizzata. Perché? Innanzitutto il problema è di mercato, non si è ancora sviluppato un vero e proprio mercato in questo ambito. Quali sono i motivi per cui non si è sviluppato? Allora, manca una procedura omogenea di definizione e caratterizzazione, non sono ancora state definite le BAT specifiche né convalidate, quindi la necessità di individuare le migliori tecniche disponibili in questo campo è parte del processo di crescita del livello di circolarità. Gli stessi vantaggi ambientali ed economici non sono pienamente chiare e non c'è adeguata informazione all'interno del settore tra le imprese sul processo di riciclo. Capite che quindi
entrare nel merito con un progetto come quello che abbiamo sviluppato negli ultimi anni ha proprio la finalità di supportare lo sviluppo di una corretta politica di prodotto per le sabbie di fonderia, perché siano considerate a tutti gli effetti sottoprodotti e valorizzati in quanto tale. Come abbiamo proceduto? Poi ovviamente ci saranno interventi che descriveranno con più precisione e profondità i processi messi in campo. Comunque sono stati raccolti e analizzati 39 campioni di sabbia esausta di fonderia. Stiamo parlando dell'83% delle fonderie lombarde, quindi senza dubbio, come dicevamo in premessa, l'analisi più ampia che sia stata fatta in Europa e crediamo anche a livello mondiale in questo comparto. Di tutti questi campioni è stata fatta la caratterizzazione chimico-fisica e di 25 sono stati fatti test di cessione e analisi di ecotossicità con criteri innovativi, peraltro con un confronto sistematico con ISPRA, quindi col sistema delle agenzie a livello nazionale e poi a livello regionale. Sono emersi risultati senz'altro interessanti, che poi vedremo, come sempre in un campo così complesso, interessanti non vuol dire risolutivi, ma vuol dire che poi fanno comprendere quali sono le ulteriori azioni da mettere in campo. Innanzitutto perché le sabbie hanno mostrato una grande diversificazione nella composizione chimico-fisica, determinata da, primo, il tipo di formatura che viene fatta, a verde o sabbia resina. Secondo, il tipo di scorificanti che sono utilizzati. Terzo, per le sabbie di origine presenti. Sappiamo che sono sabbie di grande qualità, questo era uno degli elementi chiave che ha indotto poi la progettazione di questa attività, ma in generale vediamo la particolare presenza di cromite o sabbie speciali e poi elementi specifici della carica dei forni. Tutto ciò genera quella diversificazione della composizione che abbiamo rappresentato. In tutto ciò i vantaggi ambientali attesi sono molto significativi. Noi siamo partiti da un'analisi di letteratura che ha mostrato i notevoli benefici ambientali nel riciclo. Secondo Hilmaz, il riciclo delle sabbie in prodotti di alta qualità rispetto allo scenario classico smaltimento in discarica consente di evitare l'emissione di 473 kg di CO2, questo però solamente se vi è un riciclo di elevato valore aggiunto, quindi dove si è in grado di perseguire lo scenario, poi lo vedremo anche rappresentato nell'analisi del ciclo di vita, dove la sabbia esausta va a sostituire sabbia vergine, evitando che venga cavata. Sapete che la sabbia non sembrerebbe, ma è una risorsa fortemente critica. Ce n'è in abbondanza, ma viene anche utilizzata per una molteplicità di usi e quindi è da considerare preziosa come tanti altri materiali critici presenti sul nostro pianeta. Oggi questo non è quello che accade e quindi c'è bisogno proprio di modificare il paradigma di azione. Perché? Perché quando non sono smaltite in discarica, le sabbie sono messe nei sottofondi di rilevati stradali. Di fatto sostituiscono come riempitivo la terra. O quando se ne fa un utilizzo un pochino più di elevata qualità, finiscono nei clinker dei cementifici. Tutto ciò, ovviamente, essendo connesso a un utilizzo a basso valore aggiunto, è un costo per le fonderie che se ne fanno carico e quindi è quanto più auspicabile cercare di sbloccare le logiche di mercato che oggi fanno sì che non c'è un grande stimolo per chi attualmente riceve e smaltisce nel creare processi di riciclo più articolati. E come dicevamo, quindi si tratta di mettere in campo un cambio di paradigma a proposito. L'utilità dal punto di vista ambientale di un processo di questo genere è sinteticamente rappresentato da questa
slide sull'analisi LCA del ciclo di vita, vedete come per quattro parametri chiave il riutilizzo esterno, la lineetta gialla, sia nettamente migliore in termini di performance rispetto a ogni altra soluzione. Per valorizzare questo tipo di risultato, ovviamente abbiamo diverse azioni che erano state previste all'interno del progetto. Ce n'è una più di carattere scientifico, le pubblicazioni. Per ora qui vedete l'elenco dei risultati in termini di pubblicazioni finora entrate in gioco, però siamo nella fase di valorizzazione, evidentemente. C'è un articolo già pubblicato e un altro in fase di pubblicazione da parte dei colleghi del Dipartimento di Catam sul tema delle ecotossicità. Ci sono due articoli in fase di pubblicazione da parte dello IUS, uno sui benefici ambientali generati tramite l'analisi LCA, quello che abbiamo visto in precedenza, su un campione di nuove fonderie, uno sul mercato potenziale delle sabbie da riciclare, che poi il dottor Fabri presenterà successivamente, tema, come avete capito, assolutamente cruciale dal punto di vista della messa in opera di questo nuovo approccio. Due poster e tre comunicazioni a congressi scientifici e qui la logica per cui le pubblicazioni non sono solo nella prospettiva scientifica, ma servono anche all'altro scopo, che è quello in cui si colloca pienamente anche il seminario di oggi, di far conoscere l'attività svolta e fare in modo che sia utilizzata, valorizzata, motore di quelle azioni di rimozione degli ostacoli che dicevamo precedentemente, che è un articolo divulgativo sulla rivista In Fonderia, in uscita a breve, quindi a questo punto in stretta connessione con l'evento di oggi. In conclusione, e così io rispetto lo slot dei 15 minuti massimo che ciascuno di noi ha, primo, vi è un ampio spazio per il riciclo delle sabbie di fonderia. Vedremo come l'analisi del mercato potenziale abbia messo in evidenza un volume di riciclo nei settori identificati che è, sempre in termini potenziali, però perfettamente in grado di assorbire la disponibilità delle sabbie riciclabili. Stiamo parlando di un potenziale da 4 a 7 volte superiore all'attuale produzione di sabbie esauste generate in Italia ogni anno. Per fare tutto ciò, però, e qui è la parte ovviamente complessa del ragionamento, vi sono alcuni problemi tecnici da rimuovere. Il primo, tra tutti, lo vedremo, è la notevole differenziazione della caratterizzazione chimico-fisica che abbiamo descritto in precedenza, che di fatto richiede processi di riciclo vestiti, tailorizzati per ogni fonderia. E quindi questo è uno sforzo in più che verrà a valle del progetto. Inoltre, abbiamo identificato chiaramente quali sono le linee da seguire per lo sviluppo di questo mercato, da diversi punti di vista, con l'approccio interdisciplinare che ci ha caratterizzato, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista normativo. Ma non basta identificare le linee, ma poi bisogna, come si suole dire, e il termine è abbastanza coerente con l'oggetto, metterlo a terra. Quindi c'è ancora molto lavoro operativo da svolgere. In questo noi auspichiamo, e l'abbiamo fortemente condiviso, ed è stato un elemento del nostro modo di lavorare insieme, un approccio sistemico che vede un naturale coordinatore in Assofond, attore che non da oggi si impegna per la promozione di un approccio più sostenibile all'intera filiera, come abbiamo sentito in precedenza, al fine di creare procedure e strategie comuni, con un'attenzione particolare nei confronti delle piccole imprese, fortemente presenti in questa filiera, così come è accaduto
in riferimento alla normativa inerente per la Regione Lombardia, quindi proseguendo in quest'ottica. Sono le 15, quindi a questo punto io interromperei la condivisione e darei la parola a Sabrina Sorlini dell'Università di Brescia per il suo intervento, caratteristiche, quali quantitative, recuperi delle sabbie esauste da fonderia, che si innesta esattamente come primo approfondimento su quello che ho in generale introdotto. Prego Sabrina. Sì, grazie e buon pomeriggio a tutti. Vedete la mia condivisione? Sì, la vediamo. Perfetto. Allora, buon pomeriggio. Il mio intervento tratterà il tema appunto delle caratteristiche quali quantitative e dei recuperi delle sabbie di fonderia. In particolare le tre attività principali che sono state svolte all'interno del progetto hanno riguardato l'analisi dei flussi dei rifiuti prodotti dalle fonderie, l'elaborazione dei questionari e di una serie di certificati che sono stati raccolti da alcune fonderie e il campionamento nonché la caratterizzazione mediante test di ecotossicità di alcuni campioni appunto di sabbia di fonderia. Ecco, qui vedete un inquadramento generale sulle principali tipologie di rifiuti che vengono prodotti da questo processo produttivo. Quindi sostanzialmente parliamo di scorie di fusione, vengono indicati due codici identificativi dei rifiuti che si differenziano a seconda che le fonderie trattino metalli ferrosi e non ferrosi. Quindi abbiamo le scorie di fusione, forme ed anime da fonderia, quindi quelle che diciamo nel gergo sono conosciute come le terre esauste o sabbie di fonderia, poi altri particolati che comprendono altre tipologie di rifiuti, quali per esempio le sabbie fini che vengono aspirate dai sistemi appunto di aspirazione nei locali in cui avviene il processo produttivo, le anime non utilizzate e le polveri da combustione. Ecco, la prima attività che è stata svolta all'interno del progetto riguarda proprio una caratterizzazione quantitativa dei principali flussi per quanto riguarda la regione Lombardia. Ecco, in particolare questo è un primo grafico, diciamo, riassuntivo dei flussi che appunto riguardano le fonderie di metalli ferrosi, quindi ghisa ed acciaio, dove i dati che sono stati utilizzati fanno riferimento ai certificati MUD dell'anno 2018, quindi questo diciamo lo segnalo perché è stata una delle prime attività da noi svolte all'interno del progetto, per cui l'anno diciamo di riferimento era il 2018, che possiamo comunque considerare come un riferimento diciamo ancora piuttosto significativo. E abbiamo 65 produttori con un quantitativo di 172.000 tonnellate totali di rifiuti appunto generati. In regione Lombardia vediamo come il grosso di questi rifiuti si è rappresentato dalle sabbie di fonderia, che rappresentano il 65%. Poi abbiamo a seguire altre tipologie di rifiuti come le scorie di fonderia per il 21% e in misura minore le polveri da finitura che incidono per il 10%. Questo invece è l'inquadramento che riguarda le fonderie di metalli non ferrosi, dove sostanzialmente i quantitativi innanzitutto sono decisamente di meno rispetto a quelle dei metalli ferrosi, con una prevalenza anche in questo caso delle sabbie di fonderia che incidono per il 63% sulla produzione complessiva sempre a livello regionale. Qui brevemente appunto viene richiamato il ciclo che la sabbia segue all'interno del processo produttivo, per cui diciamo la sabbia una volta che entra nel processo delle fonderie è destinata a subire già, grazie ad un approccio virtuoso, una serie di ricicli all'interno del processo finché questa sabbia è in grado appunto di garantire
le prestazioni fisiche idonee all'utilizzo per diciamo la produzione di stampi e la produzione di anime. Quando questa sabbia non è più rigenerabile internamente, vediamo che esce da questo processo dando luogo a un rifiuto che viene identificato con un codice di identificazione rifiuto, con un successivo diciamo destino che può consistere nello smaltimento in discarica o nella cessione a altre operazioni che sono sostanzialmente quelle di rigenerazione che vengono effettuate da intermediari, quindi da aziende che ritirano queste sabbie, le trattano e poi le vanno a destinare ad utilizzatori finali. E per quanto riguarda il focus, diciamo, più nello specifico dei flussi prodotti e gestiti a livello regionale, possiamo vedere che le sabbie, appunto sulla sinistra, abbiamo i dati che riguardano le fonderie da metalli ferrosi, i quantitativi in gioco, come abbiamo visto, prodotti su scala regionale sono ingenti, con quantitativi decisamente superiori, quindi abbiamo circa, questo sempre nel 2018, 170.000 tonnellate gestite, di cui i dati MUD evidenziano un destino finale per l'80% di queste quantità che va ad operazioni di riciclo e recupero R5 e una percentuale intorno al 3-4% che viene destinato al deposito in discarica. Per quanto riguarda invece le sabbie generate dalle fonderie di metalli non ferrosi, quantitativi, come già detto prima, di produzione regionale sono decisamente minori. Anche in questo caso abbiamo un flusso gestito maggiore del prodotto con un'operazione, diciamo, di recupero che è sostanzialmente, questo sempre dalla fotografia dei dati MUD, che è del 99%. Allora qui invece vediamo inquadramento sulla sinistra in questa tabella che riporta le quantità prodotte su scala regionale con una ripartizione tra diverse province. Ecco, questo è un quadro molto interessante perché ci fa vedere, come ben sanno gli operatori del settore, che le province che hanno la maggiore incidenza in termini di produzione sono quelli di Brescia e di Bergamo, che da sole, diciamo sommate, rappresentano l'83% del totale dei quantitativi prodotti sulla scala regionale. E la maggiore quantità di questi flussi prodotta a livello regionale viene gestita sempre all'interno del territorio regionale, quindi il 65% ha una gestione interna, mentre la parte rimanente viene destinata ad altre regioni, di cui in primis il Veneto e la regione Piemonte sono i destinatari principali. Nella mappa di destra invece è stato rappresentato una grafica dei flussi a livello geografico relativi al destino delle sabbie esauste che sono state prodotte nella provincia di Brescia. Quindi anche questo è molto interessante perché ci dà un'idea di una distribuzione geografica di queste sabbie che in parte escono dalla provincia e che vengono poi destinate ad altri recuperatori o di intermediari, come per esempio a livello quantitativo quello che incide in modo più significativo è la regione Veneto, in particolare a Vicenza e a Verona. Abbiamo ecco invece un approfondimento per quanto riguarda la gestione sempre su scala regionale dei appunto dei quantitativi che, come abbiamo detto, non si limitano solo a quelli prodotti ma anche a quelli che vengono importati dall'esterno, tant'è che abbiamo un quantitativo complessivo di circa 171.000 tonnellate. E queste vengono gestite principalmente nelle province di Brescia e di Pavia. Quindi è curioso vedere come la provincia di Bergamo, che era insieme a Brescia quella più importante in termini di produzione, qui invece Brescia rimane, insieme però a Pavia, che rientrano tra le province più rilevanti dal punto di vista dell'utilizzo finale o comunque della destinazione finale.
e vediamo che le operazioni di recupero principali sono in primis l'R5, seguito poi misura più significativa dall'R13, quindi dalla messa in riserva. E facendo un approfondimento, perché poi grazie a questi certificati MUD è stato possibile, anche smanettando, ecco, con un po' di pazienza, andare a analizzare i destinatari finali di questi flussi, che ovviamente per motivi di riservatezza non possono essere, diciamo, citati, però questo ha messo in luce che il destino finale è, in termini quantitativamente più rilevanti, rappresentato dai cementifici. Questo in particolare per quanto riguarda il flusso che viene gestito nella provincia di Brescia, seguito poi da aziende che si occupano di recupero e cernita di materiali per quanto riguarda le province di Brescia e di Pavia, per arrivare poi ai produttori di laterizi, soprattutto questo succede in provincia di Pavia. Quindi, diciamo, gli ambiti di recupero e di utilizzo sono sostanzialmente questi, quindi i cementifici, i laterizi e poi in misura, diciamo, minore il recupero ad opera di intermediari, dove purtroppo, ecco, il tracciamento non è possibile, poi non è stato possibile, almeno in questo progetto, effettuarlo fino all'utilizzo finale. E, ecco, l'ambito in cui si muovono questi flussi è quello ancora del decreto ministeriale del 98, successivamente integrato e modificato dal decreto 186-2006, quindi sostanzialmente è quello delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi, essendo classificati come tali. Queste sabbie rientrano quindi in una procedura, diciamo, di recupero che dal punto di vista ambientale ne attesta la compatibilità con i requisiti che vengono richiesti dal test di cessione per quanto riguarda i recuperi non legati, quindi i cosiddetti, diciamo, recuperi diretti, come l'impiego dei sottofondi stradali, e dall'altro lato la verifica dei requisiti tecnici a seconda della specifica destinazione d'uso. Quindi, diciamo, oggi recupero ancora, diciamo, gestito in questo modo, anche se con l'articolo 184 ter ora si parla di cessazione della qualifica di rifiuto, che appunto ci si auspica possa svilupparsi nella direzione di uno specifico decreto, una specifica regolamentazione end of waste per questa tipologia di rifiuto. E per quanto riguarda gli utilizzi, ecco, vediamo che quelli maggiormente, diciamo, praticati sono proprio, trovano riscontro nelle attività di recupero già identificate nel 98, quindi dai cementifici al settore dei laterizi, i conglomerati bituminosi, e in misura, ecco, invece decisamente minore o assente ci sono altri utilizzi come conglomerati cementizi, vetrerie, settore ceramico, fino ad arrivare poi invece ad utilizzi che sono già praticati come sottofondi e rilevati stradali. E qui è un focus sull'utilizzo nel settore del calcestruzzo, che è stato approfondito grazie a un lavoro di tesi che era stato svolto. Sostanzialmente quello che è interessante è che di circa 5.000 articoli sul tema delle foundry sand se ne sono trovati 750 circa che trattano questa tematica, diciamo, del recupero, che è stata poi approfondita in una serie di articoli con una letteratura molto molto preponderante sul tema del calcestruzzo, anche se, ecco, nella pratica pare che non sia una delle soluzioni, diciamo, maggiormente applicate. E non vado, ecco, nel dettaglio, questi articoli sono stati analizzati nell'ottica proprio di evidenziare punti di forza, ma anche le criticità legate a questo tipo di recupero nel calcestruzzo, che pare percorribile, ma richiedendo comunque, diciamo, degli accorgimenti per garantire le prestazioni, diciamo, tipiche delle miscele delle miscele cementizie. Ecco qui alle fonderie, in particolare 37 fonderie sono state oggetto di una raccolta di analisi e di informazioni, ecco, per inquadrare il processo applicato, i sistemi di formatura,
la tipologia appunto di fusione effettuata e relativamente a queste che principalmente erano le fonderie di ghisa e di acciaio, sono stati poi richiesti certificati di analisi chimica e di test di cessione già oggetto dei loro controlli. E qui appunto mettiamo in evidenza quanto già anticipato dal collega Marco Frei, il tema della estrema variabilità. Ecco, dal punto di vista chimico ci sono parametri che sono estremamente variabili, come possiamo vedere per il cromo totale, per il nickel, per il rame, e così come per alcuni, diciamo, composti organici, in particolare per gli oli minerali e in misura minore per i fenoli e gli idrocarburi. E anche dal punto di vista del rilascio di contaminanti, questo diciamo la raccolta di un numero, diciamo, comunque significativo di certificati di analisi di test di cessione effettuati secondo la 12.457 parte 2, quindi il controllo attualmente eseguito dalle fonderie, che mette in luce, ecco, come ci siano dei parametri con una percentuale non trascurabile di superamento dei limiti previsti per l'utilizzo non legato, come nel caso dei fluoruri, 60% del superamento, nel caso del rame, il nickel, il COD, che è il contenuto di carbonio organico disciolto, e anche il pH. Altri parametri invece sono assolutamente, diciamo, non problematici, in misura minore, cadmio e piombo hanno, che ho evidenziato in arancio, hanno evidenziato qualche, diciamo, criticità. L'oggetto del monitoraggio è stato quello di approfondire su 36 fonderie, che sono l'85% di produzione delle terre esauste da metalli ferrosi a livello regionale. Sono stati effettuati campionamenti, ecco, principalmente da fonderie di acciaio e ghisa, con lo scopo di sottoporre questi campioni a procedure omogenee di campionamento, di esecuzione di test di cessione e successiva ecotossicità. E questo nell'ottica di rendere possibile una comparazione, diciamo, dei risultati ottenuti. Test di cessione è stato eseguito secondo la metodica appunto attualmente prevista dal 186-2006, quindi sempre la 12.457 parte 2, su materiale sotto i 4 mm, con un'agitazione prevista per 24 ore in acqua distillata e un rapporto liquido-solido di 10 ad 1. E qui questi eluati, prodotti con una procedura anche condivisa con ISPRA, sono stati successivamente sottoposti all'ecotossicità su tre diversi organismi. Ecco, questi in particolare sono stati seguiti, questi test, in collaborazione con il laboratorio di ambiente e salute, il BPU LabNet dell'Università di Brescia, e in collaborazione anche con la dottoressa Carlotta Alias, che appunto ha eseguito questi test su Daphnia magna, sull'alga e su batteri bioluminescenti. E per riassumere, abbiamo cercato di rappresentare una sintesi dei risultati ottenuti che tiene conto già delle tre diverse tipologie di test in diverse condizioni di diluizione. Ecco, sostanzialmente si è utilizzato un indice, diciamo, di sintesi dell'ecotossicità che permette una chiave di lettura più, di più facile interpretazione dei risultati invece molto dettagliati e anche numerosi che si sono ottenuti sui singoli campioni. E sostanzialmente qui quello che si vede è che dei 25 campioni che sono stati sottoposti ad analisi, abbiamo un 12% dei campioni che non hanno evidenziato nessuna tossicità, un 52%, quindi diciamo circa la metà dei campioni, ha evidenziato una debole tossicità, il 24% una tossicità moderata e una porzione, diciamo, decisamente più limitata, il 12%, una tossicità forte. E qui, ecco, non vado nel dettaglio, ma mi porto alle conclusioni. Quindi sostanzialmente diciamo che l'attività che abbiamo ritenuto, diciamo, significativo
in termini di campionamenti, perché i flussi, diciamo, prodotti dalle fonderie in esame sono flussi molto importanti, quindi sono stati intercettati, diciamo, flussi di materiali che possono essere anche a livello di problematiche e caratteristiche qualitative rappresentative un po' di quello che avviene su scala regionale. E il tema però, ecco, molto importante è quello della notevole variabilità chimica e nel rilascio di contaminanti, che è stata poi, ecco, anche sottolineata dai test di ecotossicità, anche se diciamo quello che è stato fatto nel progetto è stato poi un tentativo, seppur direi proprio iniziale, di correlazione tra i risultati dell'ecotossicità con alcuni parametri importanti nel processo di produzione di queste sabbie esauste, quindi partendo dalla sabbia fino al processo di attivazione delle sabbie stesse e al processo anche di fusione, quindi la tipologia di metalli interessati nella fonderia. Ecco, questi riteniamo che siano risultati diciamo iniziali, ma nello stesso tempo anche molto significativi, perché dovrebbero aprire, diciamo, un po' la luce e l'attenzione su, da un lato, l'esigenza di sviluppare nuovi ed ulteriori approfondimenti e dall'altro lato indagare anche nuove forme di recupero, come abbiamo visto, ecco, quelle che attualmente rimangono ancora un po' oggetto di barriere e di una scarsa fattibilità, soprattutto puntando a quei recuperi in matrici legate, quindi laddove le sabbie vengono in qualche modo, diciamo, bloccate o inertizzate in una matrice, il che potrebbe, ecco, rendere davvero superabile il tema dell'estrema variabilità che questi rifiuti hanno. Ecco, chiudo ringraziando i miei colleghi che hanno partecipato a questa parte del progetto, in particolare l'ingegnere Abba, il nostro dottorando Flavio Cioli, che ha l'opportunità anche di seguire, diciamo, un percorso di dottorato su questo argomento, e la nostra biologa, la dottoressa Alias. Sono stati coinvolti anche due tesisti, di cui una ha svolto proprio una lunga attività di stage presso la fonderia Torbole, e poi, ecco, come si diceva prima, abbiamo prodotto una pubblicazione e una seconda è in fase di stesura. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille a Sabrina Sorlini, era molto densa come avete visto la sua relazione, quindi le concediamo e recupereremo successivamente per qualche minuto in più preso al proposito. Adesso Laura Eleonora De Pero, sempre Università di Brescia, sabbie d'acciaieria, ostacoli tecnici e prospettive nel processo di recupero. Prego Laura. Buongiorno, non so se vedete il video. Vediamo, vai pure. Ok, perfetto. Scusate un attimo, ecco. Buongiorno, come è stato detto, oggi stiamo affrontando un argomento di grande rilevanza nell'ambito della sostenibilità ambientale. Infatti, come abbiamo capito anche dal primo intervento di Sabrina, le sabbie utilizzate in fonderia ancora troppo spesso vengono considerate un sottoprodotto da smaltire. Dal 2010 al 2021 la produzione di sabbia industriale ghiaia è cresciuta, riflettendo la crescente domanda di espansione delle attività industriali che richiedono questi materiali. Durante questi anni la produzione mondiale è passata da, infatti, 110 milioni di tonnellate nel 2010 a 335 milioni nel 2018. La riduzione negli anni della pandemia è stata con tutta probabilità già recuperata, anche se i dati non sono ancora disponibili. Questo aumento dimostra l'importanza crescente di queste risorse nell'economia globale. Le sabbie silicee sono caratterizzate dalla presenza di alte percentuali di quarzo e sono ampiamente diffuse in diverse parti del mondo. La loro composizione e caratteristiche possono variare molto a seconda dell'origine geologica, nella dimensione e forma, composizione, colorazione, e spaziando nella colorazione dal bianco al nero a causa di impurità di ossidi e altre sostanze che possono essere presenti. Tra i diversi ambiti applicativi possiamo trovare la produzione del vetro, come ricordato, la produzione della ceramica, del cemento, la filtrazione dell'acqua, produzione di materiali refrattari e molto altro ancora. Tra le diverse applicazioni, però, le sabbie silicee hanno un ruolo molto significativo in fonderia, con una percentuale di utilizzo globale del 33%. La colata in sabbia è un processo in cui il metallo fuso viene versato in una forma realizzata con sabbia.
Dopo il raffreddamento la forma viene rotta e il pezzo grezzo viene estratto. Questo processo consente di creare pezzi di varie dimensioni da un singolo pezzo, appunto a milioni di pezzi. Poiché la forma viene distrutta durante l'estrazione, è necessario costruire una nuova forma per ogni pezzo prodotto. In realtà sappiamo che le salve utilizzate nel processo vengono sottoposte a un trattamento di rigenerazione all'interno dell'azienda in generale, al fine di promuovere un riutilizzo. Però durante ogni ciclo di utilizzo una parte del terreo o sabbia in eccesso deve comunque essere eliminata. E nonostante perciò vengano definite esauste, le caratteristiche chimiche, fisiche e qualitative di queste sabbie eliminate dovrebbero, noi poi abbiamo avuto qualche sorpresa per la verità, dovrebbero essere le stesse di quelle che vengono reintegrate nel processo. Ciò significa che non vi è una differenza sostanziale tra quelle riutilizzate in termini di qualità e composizione chimica e fisica. Durante il normale ciclo di recupero all'interno della fonderia vengono eseguiti diversi trattamenti per consentire il loro utilizzo successivo nel processo produttivo: setacciatura, vagliatura, deferitizzazione, spogliatura dai residui di legante con un trattamento meccanico, calcinazione, lavaggio, depolverizzazione. Però in realtà, per comprendere appieno la complessità del recupero di queste sabbie destinate al riutilizzo all'interno della fonderia, è necessario considerare le numerose tipologie utilizzate nei vari processi, che poi diciamo determinano la eterogeneità dei campioni, cui già accennava Sabrina, che vengono mescolate durante la rottura degli stampi. Queste tipologie includono sabbia verde, sabbia secca, sabbia di Loan, sabbia di rivestimento, sabbia di supporto, sabbia separatrice, sabbia per le anime. La mescolanza di queste diverse tipologie di sabbia rappresenta ovviamente una sfida per il recupero poi delle sabbie esauste. Possibilmente evitare la miscelazione di diverse sabbie, cosa che magari tecnicamente non è banale, potrebbe apportare in futuro un notevole miglioramento nel processo di recupero e una riduzione dei costi, evitando la contaminazione incrociata e garantendo quindi una gestione più efficace. Le sabbie esauste trovano diverse applicazioni nei diversi settori che ora considereremo nel dettaglio. Oggi però solo alcune di queste applicazioni sono state sviluppate a livello industriale, come appunto già ricordato da Sabrina. In particolare per il riutilizzo dei sottofondi nei rilevati stradali, cui si è già accennato, è necessario garantire la stabilità del materiale riempitivo. Attualmente alcuni materiali di scarto provenienti dalle fonderie possono essere utilizzati se, come appunto si ricordava, superano il test di cessione. Gli ostacoli principali sono legati quindi alla presenza di inquinanti, come appunto le resine organiche, soprattutto per il parametro COD, il cui limite è molto restrittivo. Inoltre, questo bisogna dirlo, la responsabilità di sostituire gli inerti naturali coi rifiuti ricade poi sui direttori dei lavori e spesso il risparmio per chi utilizza tali materiali non giustifica i possibili rischi di una scelta di utilizzare un comunque materiali che può essere considerato un rifiuto. Tuttavia vantaggi nel riutilizzo delle sabbie ci sono, in particolare ovviamente la riduzione eventualmente dell'estrazione di inerti e l'eliminazione per le aziende, per le fonderie, dello smaltimento in discarica. Quindi il riutilizzo rappresenta effettivamente un'opportunità. Per quanto riguarda invece i conglomerati bituminosi, è necessario, per il loro utilizzo, per l'utilizzo delle sabbie in questi materiali, di rispettare le disposizioni del decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 marzo 2018, che prevede controlli sull'assenza di materiali diversi dal conglomerato bituminoso e rispetto di parametri specifici. Tutti questi materiali vengono sottoposti a macinazione per ottenere una granulometria specifica, variabile a seconda del tipo di conglomerato. Dal punto di vista tecnico non ci sono grossi ostacoli, se non la presenza di residui di resine fenoliche o furaniche nel materiale d'ingresso, che potrebbero influenzare l'idoneità del prodotto finale, perché questi residui di resina non bruciano durante il processo di separazione. Siccome i materiali sabbiosi rocciosi sono però attualmente a un basso costo e il riutilizzo comporta comunque un costo per il produttore di rifiuto, il vantaggio non è limitato, possiamo dire. Certamente se ci fosse un maggiore, si assinava all'inizio, un maggiore stimolo alla gestione come non rifiuto di questo materiale, questo potrebbe essere un vantaggio. Nel settore dei laterizi,
Esistono già esperienze industriali consolidate, come ricordato da Sabrina, in cui i residui silici vengono impiegati parzialmente nel ciclo produttivo del laterizio, sostituendo proprio sabbie di origine fluviale. Dal punto di vista qualitativo si registra peraltro un miglioramento grazie alle migliori qualità del quarzo presente nelle sabbie utilizzate in fonderia. Ed esistono già delle BAT consolidate che favoriscono ovviamente il riciclo, perché l'esistenza di una BAT dà delle garanzie all'azienda che poi applicano il processo, che è ad alta temperatura, e quindi molti microinquinanti si inertizzano, anche se per la verità non è stata ancora condotta una valutazione sugli eventuali effetti sul prodotto finale. Un altro ostacolo rappresentato tecnico, diciamo, dalla abrasività delle sabbie di fonderia, che richiede una manutenzione più frequente da fornace. Esistono poi problemi di natura culturale e una scarsa conoscenza delle potenzialità tecniche ed economiche offerte dal riutilizzo di questi materiali, cui appunto questo progetto vuole anche occuparsi. I vantaggi del riutilizzo comprendono una minore dipendenza dalle sabbie vergini, anche se, come accennavo, comporta magari maggiori costi di manutenzione. Il recupero delle sabbie risulterebbe ancora più conveniente anche qui nel caso di significativi aumenti dei costi di estrazione delle sabbie naturali, che in questo momento sono molto bassi e quindi rendono poco competitivi eventuali alternative. Per l'utilizzo nel settore dei cementi e agglomerati cementizi vi sono alcune condizioni da considerare. Queste includono un alto tenore di silice, ma una quantità molto bassa di cromo, un basso valore di COD e una granulometria inferiore ai 5 mm. Il settore del cemento riutilizza principalmente sabbie e terre associate al codice CER 100908, escludendo di solito le frazioni fini derivanti dalle fasi di depolverizzazione, che possono presentare un COD più elevato. I nostri poi risultati mostrano che, non, che spesso però sotto questa categoria vengono anche smaltite diciamo materiali più fini. Tuttavia, per l'utilizzo nella produzione dei conglomerati cementizi, in particolare per le marte refrattarie, non sono state riscontrate evidenze di mercato attualmente, nonostante molti studi scientifici siano positivi rispetto a questa possibilità di riutilizzo. Gli ostacoli principali riguardano la presenza di quantità eccessive di cromo e un alto valore di COD, come dicevo. Però i vantaggi di riutilizzo includono una significativa riduzione dei costi di smaltimenti per il produttore del residuo, in questo caso appunto le fonderie. Per quanto riguarda la ceramica, attualmente nessuna azienda utilizza scarti di fonderia nel suo ciclo produttivo. Sono state condotte sperimentazioni nel campo della ceramica, anche utilizzando vetro, materiali provenienti dalla lavorazione della pietra del marmo, ma anche in questo caso gli scarti per adesso non sono ancora utilizzati a livello industriale. Gli ostacoli principali riguardano ancora la presenza di cromo esavalente e l'infrazione, in questo caso anche respirabili, di silice libera e cristallina, che in generale dovrebbero essere, in generale non dovrebbero esserci, ma che appunto in alcuni casi sono stati identificati in questi scarti. Fondamentale ostacolo, comunque, è sempre la mancanza di BAT, cioè di tecnologie già validate. Il vantaggio principale del riutilizzo, oltre alla riduzione dei costi di smaltimento delle sabbie, sarebbe la riduzione della dipendenza dalle importazioni, in particolare dall'Ucraina, che ahimè nel prossimo futuro potrebbe essere non in grado di garantire queste esportazioni verso il nostro paese, per esempio. Abbiamo infine l'utilizzo nell'industria del vetro, che è stato oggetto di anche qui molti studi che hanno identificato una fattibilità potenziale. Tuttavia ci sono alcune condizioni, la presenza di ferro che influisce sul colore del vetro, quindi la necessità di controllare queste quantità di impurezze presenti. La sabbia deve avere una specifica granulometria, non deve contenere minerali che fondono a temperature elevate, perché questo aumenterebbe i costi. Gli ostacoli includono la presenza di quantità eccessive di cromo e la necessità di validare un processo di riciclo su scala industriale, definendo ancora una volta delle BAT. La logistica rappresenta anche in questo caso una sfida, considerando che molte vetrerie si trovano vicino alle cave di sabbia, quindi non hanno convenienza a modificare al momento la materia prima. Inoltre ci sono
possibili ostacoli culturali legati al fatto che comunque sia si dovrebbero introdurre delle significative modifiche al processo. Tuttavia dobbiamo considerare che date le alte spese per le materie prime, il costo della materia prima nel settore del vetro, c'è un forte interesse economico in un potenziale mercato di riutilizzo delle sabbie esauste che potrebbe spingere appunto alla messa, diciamo, alla validazione di tecniche di riciclo. In questa mappa sono mostrate le 38 fonderie che hanno partecipato al progetto, tutte localizzate nella pianura padana, forse me ne è mancata una perché ho detto che erano 39, scusatemi, ne ho persa una, ma probabilmente poi se ne è aggiunta e quindi manca in quella mappa. Ecco, i campioni che abbiamo analizzato sono appunto sabbie di scarto e sabbie riutilizzate, che come dicevo prima, in teoria dovrebbero essere simili, e invece noi abbiamo trovato delle significative differenze, come potete vedere dalle immagini. I campioni sono drammaticamente diversi e spesso hanno lo stesso codice di rifiuto, CER 10908. Questo rende, come appunto si è già accennato più volte, molto molto difficile un discorso di riutilizzo generalizzato per questi materiali. Le sabbie sono state sottoposte a una serie di analisi, tutti questi campioni, per valutare le loro caratteristiche, l'analisi di immagine, la diffrazione per identificare le fasi cristalline, il Raman per identificare eventuali presenze di residui organici, la fluorescenza dei raggi X per la composizione chimica e un colorimetro per identificare appunto il colore, perché anche questa è una caratteristica che in alcune applicazioni è importante. In questi tre esempi si possono notare che abbiamo raccolto le grandissime differenze morfologiche che già abbiamo visto nelle immagini precedenti, ma anche colorimetriche, delle distribuzioni delle fasi, delle composizioni. Veramente ci siamo trovati di fronte a un universo di materiali che, come si accennava prima, a questo punto richiede uno specifico trattamento, una specifico anche tipologia di riutilizzo. Dall'analisi in particolare elementare dei 38 campioni emerge come non sia possibile appunto un unico processo, come dicevo prima, e non è detto che tutte queste polveri, queste sabbie possano effettivamente trovare applicazione nello stesso settore perlomeno. In base alle loro caratteristiche, quindi, quello che abbiamo fatto è selezionare alcuni campioni per condurre indagini specifiche e valutarne il potenziale. E nelle prossime presentazioni da parte dei colleghi di NSTM verranno fornite dei dettagli su alcuni test con risultati molto positivi che sono stati ottenuti proprio selezionando le alcune, come dicevo, sabbie che vedete qua indicate. Indubbiamente il riutilizzo delle fasi, delle sabbie e terre esauste delle fonderie può offrire notevoli vantaggi sulla sostenibilità ambientale, si riducono i rifiuti, si riduce l'impatto ambientale legato all'estrazione che è sempre molto pesante e quindi la necessità di materie prime, la riduzione della dipendenza di importazioni che per il nostro paese è sempre un qualcosa di rilevante come sappiamo. E poi dipende dai problemi geopolitici, e quindi l'approvvigionamento dipende dai problemi geopolitici, quindi risulta essere una criticità, e la valorizzazione dei sottoprodotti grazie ai processi di fusione e raffreddamento. Abbiamo visto che in alcune situazioni addirittura questi materiali possono migliorare le prestazioni dei materiali finali. I costi inferiori dei processi grazie alla riduzione dei costi di approvvigionamento ed eventualmente anche la minore energia necessaria per la produzione rispetto alla produzione di materie prime. Quindi questo contribuirebbe in teoria nella conservazione delle risorse. Tuttavia, devo dire in modo un po' conservativo che su questo fatto, cioè sui possibili costi inferiori in un riciclo e minore energia, è ovviamente necessaria una valutazione specifica, considerando appunto i costi per il recupero, e questo non è garantito a mio parere a priori, cioè il risparmio netto non è garantito a priori. Gli ostacoli, questi riassumendo, possiamo dire la contaminazione chimica, la grande eterogeneità, la diversa morfologia,
Poi abbiamo i necessari requisiti tecnici, le normative, i regolamenti dovute alla specifica applicazione o processo che, in cui ci interessa riutilizzare questi materiali, i costi di gestione, la complessità logistica, trattamento, pulizia, gestione delle sabbie possono comportare costi significativi, sfide logistiche, specialmente se le strutture di produzione o riutilizzo sono distanti, richiedono accordi specifici di smaltimento, la mancanza di BAT, i costi di trattamento elevato che possono rendere l'operazione poco conveniente. L'alta criticità è data dall'accettazione del mercato, dalla necessità di cambiamento di processi consolidati. Sappiamo che c'è comunque una certa resistenza nel cambiare i processi con i costi e i rischi associati. E poi la classificazione come rifiuto e la necessità di autorizzazioni che aggiungono la complessità burocratica amministrativa al processo di riutilizzo. Ma secondo me dobbiamo essere fiduciosi che queste difficoltà potranno essere superate. Mi prometto di concludere con una frase di Barack Obama che dice: il futuro appartiene ai giovani, con istruzione e immaginazione per creare. Io credo che abbiamo bisogno di una nuova generazione di giovani preparati ad affrontare tante sfide che ci aspettano la nostra responsabilità. Il dottorato, mi permetto di fare questo spot, diciamo, pubblicitario sul dottorato, può dare a questi giovani la possibilità di sviluppare ricerca ancora necessaria in laboratorio, permettere di realizzare processi industriali e queste BAT che mancano assolutamente per poter avere un trasferimento di competenze, un trasferimento vero, diciamo, verso le aziende. Abbiamo anche oggi una grande opportunità grazie ai finanziamenti nel contesto del PNRR che possono permettere ai giovani di condurre studi innovativi e sviluppare queste soluzioni. Personalmente credo che il percorso di dottorato sia fondamentale per creare questa generazione di esperti altamente qualificati e pronti a guidare l'innovazione e plasmare il futuro dell'industria in modo responsabile ed efficiente. Se qualcuno fosse interessato, ci sono tante opportunità oggi, appunto, e potete trovare delle informazioni anche sul sito della nostra università. Mi permetto di fare poi uno spot pubblicitario sul nostro particolare dottorato del DIMI. E con questo concludo. Ringrazio Fondazione Clarinco di aver finanziato il progetto e tutti voi per l'attenzione. Grazie. Grazie mille, Laura. Abbiamo accumulato 13 minuti di ritardo, quindi a questo punto chiedo agli altri di cercare di rimanere nei tempi, anche perché adesso abbiamo un intervento a due voci, Cristina Siligardi e Caterina Sgarlata, sabbia di fonderia, opportunità nel settore dei materiali di costruzione, vengono dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Prego, Cristina. Buongiorno a tutti, chiedo se riuscite a vedere un po'. Vediamo. Stavo cercando di condividere, scusate, in presentazione. Ok. Allora, noi abbiamo portato avanti questo progetto in collaborazione con INSTM, perché noi facciamo parte come Università di Modena e Reggio Emilia del consorzio, e ci è stato chiesto di vedere se alcune delle sabbie che sono state studiate appunto dall'Università di Brescia, come ha presentato adesso la professoressa De Pero, potessero avere un'applicazione in ambito ceramico, parliamo di ceramici tradizionali, quindi in particolare supporti da glass porcelanato, laterizi e geopolimeri, che dopo vi farò vedere. Quale sabbia abbiamo selezionato? Noi effettivamente abbiamo cercato di selezionare sabbie che avessero delle caratteristiche tali da essere idonee per appunto queste applicazioni. Quindi lo scopo del lavoro è stato quello di inserire queste sabbie di fonderie nelle formulazioni standard di un supporto da grass porcelanato, di una formulazione di un laterizio di un'azienda vicino a noi, vicino insomma nelle zone del modenese, e anche e queste sabbie sono state sostituite rispetto alla formulazione standard al 10, 50 e 100%, e abbiamo anche prodotto dei geopolimeri nei quali invece abbiamo sostituito la sabbia al 30, 50, 70%. Il lavoro è stato diviso in due parti. Prima di tutto abbiamo caratterizzato le nostre sabbie, che ripeto essere la 31 e la 17, e quindi abbiamo fatto tutta una serie di caratterizzazioni che sono riportate in questo lucido, e quindi vado velocemente ad alcuni risultati. La sabbia 31A, qua ho riportato un'analisi morfologica, in particolare microscopio ottico. Come potete vedere è una sabbia abbastanza chiara, dove sono presenti
clienti dei cristalli molto scuri, che sono quelli prevalentemente costituiti da ossido ferrico. Premetto subito una cosa: noi non abbiamo fatto nessuna lavorazione su queste sabbie, noi le abbiamo utilizzate esattamente come ci sono arrivate, di conseguenza non abbiamo fatto nei processi di deferizzazione, non macinazione, assolutamente nulla. Quindi insomma c'è margine di miglioramento. Detto questo, abbiamo fatto anche le analisi chimiche, fluorescenza, siamo rimasti molto colpiti dal fatto che effettivamente la percentuale di silice è molto alta, del 93%, come potete vedere è presente ovviamente l'ossido ferrico, ma un ossido che a noi è interessato abbastanza è l'ossido di zirconio, e che come potete vedere ha una concentrazione quasi al 2%, e questo ci ha un po' colpiti perché è un ossido che viene molto utilizzato anche in ambito ceramico, perché viene usato per esempio il silicato di zirconio e anche la zirconia come sbiancante. Come potete vedere di fianco ho riportato anche l'analisi di frattometrica, dove è presente prevalentemente ovviamente silice, ossido ferrico, un po' di argilla, perché come avete fatto vedere voi prima è una delle modalità per legare appunto la silice per gli stampi, e infine aspetto molto importante per l'ambito ceramico è la granulometria, e questo ho riportato appunto un'analisi granulometrica, come potete vedere il D90 è intorno a 164 micron, e queste sabbie rientrano perfettamente diciamo da un punto di vista granulometrico tra le sabbie che vengono utilizzate anche comunemente in ambito ceramico, in particolare nella produzione di grass porcelana. Per quanto riguarda la 17A invece si presenta un pochino diversa, come potete vedere anche un po' più grossolane, ha una concentrazione di ferro decisamente più alta. Qui ho riportato di nuovo l'analisi chimica, anche l'analisi mineralogica, non abbiamo delle grosse differenze a livello di fasi cristalline, ma invece un po' di differenza a livello chimico, diciamo di analisi chimica sì. E così come la distribuzione granulometrica è un pochino grossolana, però questa sabbia presentava comunque delle caratteristiche idonee per la preparazione appunto dei geopolimeri. Io mi occuperò della prima parte, la seconda parte, dove noi abbiamo applicato e appunto abbiamo utilizzato queste sabbie nella produzione di grass porcelanato, supporto e di un laterizio, come vi dicevo abbiamo sostituito alle 10-50-100%. Qui ho riportato un po' la sabbia e qui vi faccio vedere un po' da dove siamo partiti. Noi abbiamo preso una miscela di grass porcelanato molto in linea con quello che è una miscela standard industriale, e questa è stata la prima fase di questo studio, è stata fatta in laboratorio. Come potete vedere noi abbiamo miscelato appunto argille, fespati e sabbie, e dove in parte quelle standard, in parte di quelle fonderie, da fonderia, e dopo pressatura, quindi formatura dei nostri campioni, li abbiamo cotti a 1205 gradi in un forno di laboratorio, quindi con un riscaldamento abbastanza lento. Però è stato fatto un po' questo studio iniziale di laboratorio per vedere un po' la fattibilità. Queste sono state le caratterizzazioni che abbiamo eseguite su tutti i provini, e quindi vado velocemente, visto che siamo anche un po' in ritardo, ai risultati. Abbiamo visto comunque che queste sabbie di fonderie, sia a livello di ritiro lineare che di assorbimento d'acqua che di resistenza a pressione, che sono state diciamo le caratterizzazioni che ci hanno dato un po' un'indicazione di quanto queste sabbie possano essere utilizzate in un impasto appunto da grass porcelanato, parlo proprio del supporto, e i risultati sono stati molto interessanti perché non abbiamo visto delle variazioni così importanti, e quindi sia da un punto di vista diciamo del ritiro che dell'assorbimento d'acqua, e così come della resistenza a pressione, come potete vedere, e quindi questo è stato per noi un risultato molto interessante. Dal punto di vista della colorimetria, voi sapete, come vi avevo accennato prima, la presenza di ferro può un po' modificare la colorazione, far diventare l'impasto un pochino più scuro, ed effettivamente come potete vedere il delta E, insomma intorno al 50%, inizia un po' a peggiorare
ancora di più al 100%, però ripeto, il colore non è proprio una cosa così importante, è importante per alcune tipologie di piastrelle, per esempio le grandi lastre, e quindi tutto sommato, magari con un processo di deferizzazione, questa colorazione può essere sicuramente contenuta. Per quanto riguarda invece le fasi cristalline presenti nei materiali, abbiamo riportato la formulazione standard e quella con la sostituzione al 100%, non abbiamo visto assolutamente delle variazioni a livello mineralogico, perché come potete vedere presenta una grande quantità di, ovviamente, vetro. Vi ricordo che il grass porcelanato in pratica è un vetro ceramico, può contenere un 60% di vetro, e le fasi principali cristalline solitamente presenti sono quarzo, mullite e plagioclasi. Così per vedere anche da un punto di vista microstrutturale e morfologico, siamo andati ad osservare le superfici e le sezioni, quindi le sezioni proprio del gres, dove per motivi di tempo ho riportato soltanto lo standard e il 100% lo standard e la sostituzione al 0-100% di queste sabbie. Come potete vedere, non abbiamo visto delle grandi variazioni. Come avete visto, sono state fatte delle prove di cessione sulle sabbie. Noi abbiamo preferito fare delle prove di cessione sia sulle sabbie sia sul gres contenente il 100% di queste, diciamo, delle sabbie da fonderia. E come potete vedere, non abbiamo invece rilevato delle criticità, a differenza di quelle che sono state posizionate precedentemente. Siccome ci siamo resi conto che il ciclo termico di questo gres porcelanato fatto in laboratorio era un ciclo effettivamente un po' lento, grazie a una collaborazione che abbiamo col gruppo FinCibec, abbiamo chiesto appunto in particolare al dottor Alessandro Pradelli, che è qua presente, di provare a produrre dei formati importanti, 60x60, sono stati fatti in monocibec e hanno sostituito in queste formulazioni appunto la sabbia che solitamente utilizzano loro, con il 10-50 e il 100% di sabbia di fonderia. I risultati, adesso qua ho riportato, scusate, un po' i risultati principali, e quindi sono proprio i risultati preliminari che sono stati fatti in azienda, ma come ho riportato qui appunto nelle conclusioni, la sabbia da fonderia può essere utilizzata in sostituzione parziale o totale. L'aspetto, diciamo, più critico effettivamente è stato quello colorimetrico. Comunque, come vi dicevo, a volte l'aspetto colorimetrico diventa importante per quello che riguarda le grandi lastre o materiali di contenuto estetico molto importanti, cioè elevati, ma per altre tipologie questa colorazione in pratica non diventa così penalizzante. E la parte, appunto, come vi dicevo, dei ceramici tradizionali e del gres porcelanato si conclude qui, e vado velocemente a quello dei laterizi, appunto perché c'era stato chiesto da un'azienda qui vicino di fare degli studi. Qui abbiamo riportato le formulazioni, anche in questo caso abbiamo fatto delle cotture a 1150 gradi in un forno, temperatura massima, in un forno da laboratorio, e tutto sommato le caratterizzazioni sono state le stesse. Anche in questo caso, e a dimostrazione anche che già alcune di queste sabbie vengono usate a livello industriale nella produzione dei laterizi, anche noi abbiamo dimostrato con formulazioni di industrie di qui vicino, insomma nel nostro comprensorio, che la sabbia da fonderia può essere benissimo
utilizzata all'interno di una formulazione di laterizio. Come potete vedere, anche qui abbiamo riportato il ritiro lineare, l'assorbimento d'acqua e la resistenza a flessione. Sì, ci sono delle variabilità, ma non sono così importanti. Stessa cosa per quanto riguarda i risultati delle diffrazione, cioè siamo andati a vedere se questa sabbia poteva modificare alcune fasi cristalline presenti. In realtà non abbiamo visto delle grosse differenze, così come in microscopia elettronica a scansione, tutto sommato la microstruttura delle formulazioni con la sabbia standard o con la sabbia di fonderia è assolutamente molto molto simile. Lascio adesso la parola a Caterina Sgarlata, tra l'altro che è stata una delle nostre borsiste che ha beneficiato appunto della borsa di studio INSTM per poter portare avanti questo lavoro, per poter appunto lavorare in collaborazione con INSTM, e quindi lascio la parola a Caterina. E Caterina, sì, dimmi tu quando mi devo buon pomeriggio cambiare. A tutti. Sì, per quanto riguarda l'introduzione della sabbia di fonderia all'interno di miscele geopolimeriche, siamo andati a sostituire quindi la matrice alluminosilicatica di cui è costituito appunto il geopolimero, fatta di metà caolino, con il 30, il 50 e il 100% di sabbia da fonderia e il 70%. E i risultati poi sono stati confrontati con una formulazione fatta da 100% metà caolino per andare appunto a vedere le differenze. Prossimo. E sui campioni sono state effettuate diverse caratterizzazioni, in particolare di stabilità, quindi in acqua. Il campione è stato immerso appunto per 24 ore in acqua per valutare la stabilità chimica, un test qualitativo, e successivamente l'eluato è stato analizzato attraverso misure di pH e conducibilità ionica, appunto per quantificare appunto questo rilascio ionico legato alla reticolazione del geopolimero. Sono state fatte prove a compressione, in particolare appunto dei campioni migliori, e anche delle prove a diffrazione a raggi X, delle prove di cessione dei campioni finali. Prossimo. Per quanto riguarda il test di integrità in acqua, quindi i campioni dopo 24 ore in acqua, è un test qualitativo, si va a valutare l'integrità del campione e il colore, diciamo, dell'acqua. Come si vede, andando a sostituire percentuali maggiori di sabbia di fonderia al metacaolino, cambia la colorazione, quindi c'è un maggiore rilascio di sostanze all'interno dell'acqua. Quindi diciamo che il risultato migliore in questo test è stato ottenuto dal campione 70% metacaolino e 30% appunto di sabbia da fonderia, che mantiene comunque un'integrità strutturale, quindi raggiunge una stabilità chimica abbastanza importante, e l'acqua rimane limpida e chiara, per cui non ci sono altri rilasci evidenti. Successivamente, prossimo, è stato valutato appunto la misura del pH dell'eluato in cui è stato immerso il campione per 24 ore, dove sono state monitorate in diverse tempistiche appunto i valori anche della conducibilità ionica. Come si vede dai risultati del pH, si mantiene abbastanza un pH basico, tipico appunto dei geopolimeri, che va da 10,5 a 12, più o meno tutti i campioni rientrano all'interno di questo range. Per quanto riguarda la conducibilità, una alta conducibilità corrisponde a un maggior rilascio, per cui una minore reticolazione. I campioni, man mano si vedono le curve, che man mano che si aumenta la percentuale di sabbia di fonderia, purtroppo si ha un aumento della conducibilità, però i valori del 70% metacaolino, quindi con un 30%, risultano abbastanza vicini a quelli del 100%, quindi hanno valori rispetto allo standard comunque accettabili, che rientrano in un range accettabile. Successivamente, appunto, anche rispetto in linea a quanto abbiamo visto, anche le proprietà meccaniche tendono a diminuire man mano che aumenta la sostituzione della sabbia. Però anche qui, in linea più o meno con altri campioni
Si è visto che comunque il 30%, il 70% di metacaolino raggiunge valori superiori a 20 megapascal, che non sono esattamente quanto il 100% metacaolino, ma comunque sono valori accettabili che chiaramente possono essere migliorati, ma comunque rientrano nei valori che possiamo accettare. Anche per quanto riguarda l'analisi della diffrazione raggi X, nei diffrattogrammi abbiamo preso il campione migliore, quindi che abbiamo visto essere quello con il 30% di sabbia da fonderia, confrontandolo con il diffrattogramma della sabbia utilizzata, che è appunto la 17A. E abbiamo visto che comunque si va a formare, è presente questa banda che va dai 15 ai 35 di teta, che è la banda amorfa tipica appunto dei campioni 100% metacaolino di geopolimero, per cui questa banda abbiamo visto che si forma, anche se non è molto evidente, però possiamo dedurre che la sabbia di fonderia non inibisce questo, in queste quantità il processo di geopolimerizzazione. E infine, su questo campione, sulla sabbia, è stato appunto fatto un test di cessione per andare a vedere i limiti, appunto, se rientrano nei limiti previsti come materiali da discarica non pericolosi o inerti. E in base a questi valori, appunto, il materiale riesce a rientrare nei limiti previsti come materiali in discarica non pericolosi, mentre non rientra perfettamente in linea con quello di classificabile come materiale inerte. Infine, quindi, come appunto è stato introdotto inizialmente dalla professoressa Siligardi, dunque l'introduzione della sabbia di fonderia abbiamo visto che ha dato risultati appunto importanti, soprattutto all'interno di impasti tradizionali, seppur appunto forse meno idonei per quanto riguarda il colore per i grandi formati, e anche per quanto riguarda l'introduzione della sabbia di fonderia all'interno dei laterizi, si è visto che anche un 100% è possibile andare a sostituirla con questa sabbia. E infine, appunto, per i geopolimeri è possibile ottenere risultati accettabili, chiaramente migliorabili nel tempo con ulteriori studi, con percentuali se non superiori però a un 30%. Magari lo termino, sì. Finisco. Visto che prima avete mostrato un po' le pubblicazioni, i congressi, in realtà anche noi abbiamo pubblicato recentemente un articolo su Applied Science, proprio su questa tematica. Abbiamo presentato due congressi, uno nazionale e uno internazionale. Tra l'altro, uno è vero, Caterina, adesso è la professoressa Isabella Lancellotti a presentare questo lavoro, ed inoltre sono state svolte due lavori di tesi, laurea triennale in ingegneria civile, una tesi e adesso è work in progress, come diciamo sempre, in ingegneria civile. E infine, questi sono un po' i ringraziamenti a tutte le persone che hanno lavorato e che ci hanno aiutati, in particolare, visto che qui tra le persone che stanno assistendo a questo webinar c'è anche il dottor Alessandro Pradelli del gruppo Fincibeche, che volevo veramente ringraziare per l'attività che ha svolto all'interno del laboratorio, e un particolare ringraziamento a NSTM e Fondazione Cariplo, perché ci ha dato la possibilità di essere coinvolti in questo progetto. Grazie mille, e abbiamo terminato. Grazie molto. Sono Nicola Fabio, prendo il posto appunto di Marco Frey, perché ci ha dovuto lasciare alle 16, quindi ringrazio molto allora la professoressa Siligardi e la dottoressa Sgarlata per questo intervento, che ci dà molta speranza, se non altro che comunque, nonostante la complessità delle sabbie, dei processi di riciclo, però lo spazio per riciclare e trovare riciclata veloce c'è, per cui bisogna soltanto costruire i percorsi giusti, e questo è un punto che credo sarà in ogni caso oggetto di sviluppo ulteriore. Ecco, interessante sarà poi anche gli altri esperienze fatte da appunto giovani borsisti, e quindi qui lascerei la parola ad Andrea Caneschi, che è direttore di NSTM, che può fare questa piccola tavola rotonda di presentazione di questi risultati, di questi altri tre progetti che hanno cercato processi di riciclo alternative ad alto valore aggiunto.
Prego Andrea. Grazie, buongiorno a tutti. Visto che siamo un po' in ritardo, sarò veramente velocissimo e lascerò parlare, come si dice, i fatti, no? E nella scelta dei quattro progetti, alla fine ci siamo orientati verso cose che potevano forse essere il più vicino all'applicazione e con già probabilmente del consolidato dietro. Quindi idee molto fantasiose anche in senso positivo, non ironico come Fiorentino si potrebbe direbbe, e sono state un po' trascurate. E, però poi alla fine l'essere andato su qualche cosa con delle interazioni già consolidate tra ricercatori e aziende ha portato delle prove in più su un'applicabilità, come abbiamo appena visto con ringraziamenti della Cristina Siligardi, e come vedremo a breve nell'esposizione delle altre tre strade battute con questa piccola iniziativa. Ecco, quindi io lascerei subito la parola alle persone che vanno a illustrare. Non so se c'è Francesco Cammelli per primo. Sì, ci sono. Bene, così si recupera un pochino. Bene, grazie. Allora. Spero che vediate la mia presentazione. Sì, tutto bene, si vede bene. Ecco. Beh, io allora vi presento la ricerca che ha occupato la mia borsa di ricerca semestrale qui a Padova presso i laboratori del professor Enrico Bernardo. Di cosa mi sono occupato? Il tentativo è stato quello di stabilizzare alcuni tipi di sabbie di fonderia che abbiamo ricevuto all'interno di una matrice a base vetrosa, ovvero utilizzando un altro rifiuto, il vetro, che viene sottoposto a un trattamento chimico, l'attivazione alcalina, che dà luogo alla formazione di una sorta di cemento. E poi abbiamo cercato di inglobare le sabbie all'interno di questo cemento. Su cosa si è basata la nostra ricerca? Allora, la tecnologia dell'attivazione alcalina ha una storia abbastanza, che si è sviluppata abbastanza soprattutto negli ultimi decine di anni e vede già delle applicazioni. Sostanzialmente si tratta di utilizzare dei materiali, generalmente dei rifiuti industriali, che abbiano come componenti principali alluminio e silice, quindi rifiuti ceramici, rifiuti vetrosi, altri generi di rifiuti che provengono dall'industria dei metalli, per esempio l'oppio d'alto forno, oppure ceneri provenienti dall'incenerimento di rifiuti, ad esempio, quindi bottom ashes, fly ashes. Questi rifiuti solidi in forma di polveri vengono trattati con delle soluzioni alcaline, niente di diverso dalla soda caustica che potete trovare in qualsiasi ferramenta, in soluzioni non troppo concentrate. Cosa succede? Che la superficie, come vedete in questa figura, la superficie delle particelle subisce una parziale dissoluzione e poi per evaporazione della soluzione, parliamo di soluzioni acquose, avviene una ricondensazione dei legami con la formazione di un materiale, di un unicum, di un materiale che ha delle proprietà di resistenza meccanica della compressione, densità e stabilità chimica che lo rendono un ottimo competitor nei confronti di materiali attualmente utilizzati nel mondo dell'edilizia. Nella figura qui a destra vedete una colata in un cantiere, ma si tratta in questo caso di un cemento ottenuto dall'attivazione alcalina di l'oppa d'alto forno, quindi le applicazioni sono già in essere in giro per il mondo. Una breve panoramica appunto su la matrice illegante che noi abbiamo generato. Noi siamo partiti da delle polveri di vetro utilizzando due generi diversi tipi di vetro. Il vetro boralluminio silicato, che si presta particolarmente a queste applicazioni, ed è il vetro farmaceutico, quindi le piccole vials dove sono stati per esempio contenuti i vaccini durante la pandemia, siringhe per uso ospedaliero. Queste produzioni hanno un ingente quantitativo di rifiuto. Noi abbiamo ricevuto rifiuti da un'altra azienda, del gruppo Stevanato, e abbiamo frantumato, polverizzato questo vetro e fatto i nostri esperimenti. Stessa cosa abbiamo sperimentato con il vetro comune, il vetro soda lime. Cosa succede? Si prendono queste polveri, vengono sospese in delle soluzioni alcaline con concentrazioni
abbastanza, diciamo, limitate, quindi sono soluzioni caustiche ma non eccessivamente pericolose per l'operatore. Vengono sospese e agitate per circa 3 ore, poi successivamente colate ed essiccate a 40 gradi per circa una settimana. Cosa si ottengono? Si ottengono questi mattoncini che hanno, diciamo, dimostrato delle performance di resistenze meccaniche e anche di densità molto interessanti. La prima parte della ricerca è stata appunto sull'ottimizzazione di questo processo, individuando le principali variabili in gioco. Ecco che vi invito ad osservare il grafico di sinistra, dove abbiamo provato a sperimentare il rapporto resistenza alla compressione su densità, qui vedete illustrato per materiali ottenuti con vetro pulito, a seguire il vetro con delle sporcizie, con oli provenienti dalla lavorazione di questo rifiuto. Le performance non sono cambiate. Poi abbiamo provato appunto ad esplorare queste ricerche su vetri comuni, il cui rifiuto, che attualmente viene in parte riciclato ma in gran parte depositato in discarica, è un rifiuto molto ingente per quantitativo. Le performance sono state minori, ma anche qui abbiamo provato ad incrementare le proprietà di questi materiali aggiungendo un ulteriore rifiuto, che in questo caso erano le ceneri provenienti dal vulcano Etna. Sono delle ceneri che il vulcano produce, sono un problema per i territori che vengono interessati. Noi abbiamo notato che l'aggiunta di questo ulteriore rifiuto migliorava il comportamento del materiale che ottenevamo alla fine. Nel grafico di destra invece abbiamo evidenziato come un aumento della concentrazione della nostra soluzione alcalina portava alla fine ad un aumento della resistenza del nostro materiale, anche aumentando leggermente la temperatura alla quale la reazione avviene. Quindi, anziché lavorare a temperatura ambiente e scaldare a 40 gradi, anche in questo caso abbiamo notato un andamento analogo. Una volta quindi individuate le variabili che potevano essere a nostra disposizione per migliorare il risultato che noi desideravamo, ci siamo dedicati a dei test su 3 sabbie tipo, tra quelle che erano a nostra disposizione. Nello specifico, una prima sabbia, 3 sabbie specifico con diversa granulometria e diverse composizioni. Nel primo caso una sabbia grossolana, però con un'elevata concentrazione di elementi a base di cromo e ferro. Nel secondo caso una sabbia con una granulometria più ridotta, ma con un'elevata percentuale di residui carboniosi al suo interno. Infine, una terza sabbia la cui composizione era sostanzialmente quella della sabbia comune, senza particolari elementi inquinanti, fatto salvo alcune particelle di ferro. Abbiamo quindi provato ad ottenere dei materiali di entrambi. In tutti e 3 i casi siamo riusciti ad ottenere i materiali desiderati. Chiaramente giocando sulle variabili, per cui per esempio nel caso della prima sabbia, quella per farci capire grossolana e ricca di cromo, non abbiamo notato delle grosse difficoltà nello sviluppo di questo processo. Nelle altre sabbie abbiamo dovuto utilizzare delle condizioni un po' spinte tra quelle che vi ho illustrato precedentemente, ma in entrambi i 3 casi, questa è la cosa importante, siamo riusciti ad ottenere dei materiali con proprietà di resistenza meccanica alla compressione e densità paragonabili con prodotti presenti sul mercato edile. È interessante sottolineare che se noi guardiamo la composizione di questi materiali, fino al 97% in peso sono costituiti da rifiuti. Il materiale vergine che noi utilizziamo, fatta eccezione per l'acqua, è l'idrossido alcalino, ma in quantità veramente ridotte. Quindi per questo noi riteniamo che siano aspetti interessanti sia lo scarso utilizzo di materiale vergine che le condizioni operative che non richiedono particolari riscaldamenti o particolari trattamenti per l'ottenimento di questi manufatti. Ancora vi invito ad osservare questo grafico. Questo è un grafico di Ashby che mostra con queste sferette i nostri materiali in funzione della loro resistenza meccanica alla compressione e la loro densità paragonati con questo colore marroncino, ai materiali attualmente presenti in commercio.
Ed ecco, vedete come le sferette arancioni rappresentino il vetro a sé, che quindi quei mattoncini bianchi che avete notato nelle slide precedenti, che ha delle proprietà paragonabili a quelle del cemento, mentre nel caso delle sabbie che vi ho illustrato, inglobate all'interno di questa matrice vetrosa, effettivamente le loro proprietà meccaniche sono leggermente inferiori, ma in alcuni casi sovrapponibili a quelle, ad esempio, di alcuni tipi di cementi utilizzati per funzioni non strutturali. Di cosa stiamo parlando? Pavimentazioni, oppure mattoncini, ad esempio quelli che vediamo sui fianchi dei marciapiedi. Quindi questi sono dei risultati che noi riteniamo promettenti ed interessanti. Ci siamo poi anche dedicati a un'analisi preliminare del rilascio dei componenti inquinanti in soluzione. Quindi, basandoci sulla normativa di riferimento, abbiamo condotto questi studi che sono ancora in fase di analisi, anche noi abbiamo una pubblicazione in fase di scrittura, ma già da questa immagine potete vedere come alle stesse identiche condizioni la famosa sabbia ricca di ferro e cromo rilasci, e questo è abbastanza visibile dall'immagine, probabilmente dei sali di questi metalli. Il corrispondente conglomerato ottenuto nelle stesse identiche condizioni ha dei rilasci che visivamente appaiono minori. Ci siamo spinti oltre, poi abbiamo pensato, ma perché non aumentare la quantità di rifiuto industriale e vedere se effettivamente possiamo rendere ancora più efficace questo processo di riutilizzo di prodotti attualmente non utilizzati dalle industrie, dei sottoprodotti. E quindi abbiamo provato a sviluppare gli stessi materiali che vi ho illustrato prima, anziché utilizzando l'acqua distillata, utilizzando delle acque industriali provenienti dal taglio dei laterizi, acque che ci sono state fornite da un'azienda, la Careal Italia, e sono quindi delle acque che hanno all'interno delle polveri di laterizio. Il risultato è stato anche questo estremamente interessante, in quanto le proprietà meccaniche dei materiali sono state assolutamente comparabili. L'unica differenza è stata che appunto la presenza di queste polveri di laterizio nelle acque industriali ha donato un colore rosa nel caso dell'attivazione del vetro da sé, ma un colore rosa che è visibile anche nel caso del campione dove abbiamo inglobato la sabbia. Quindi queste sono state un po' i risultati ottenuti durante la borsa. Riassumendoli, appunto, sono stati ottenuti dei potenziali materiali per l'edilizia, è stata verificata la loro composta chimica, oltre a ciò che vi ho detto in precedenza, ogni campioncino tra quelli che vi ho mostrato è stato messo in acqua bollente per un'ora per verificare effettivamente se avvenissero delle degradazioni o delle rotture, e i campioni che hanno superato questo test sono stati presentati qui oggi. E poi appunto la possibilità di utilizzare ulteriori rifiuti, quindi aumentare la quantità di rifiuto valorizzato sulla massa totale del prodotto finale. Passaggi successivi, che quindi possibili sviluppi di questa ricerca, saranno sicuramente lo scale-up del processo, l'eventuale sviluppo di materiali porosi. Abbiamo notato degli indizi, abbiamo appunto potuto constatare degli indizi durante la ricerca che ci portano a pensare positivamente in tal senso, e infine la possibilità anche di ricuocere il materiale finale per avere ulteriori proprietà additive. E qui termino la presentazione. Grazie Francesco, e passerei subito la parola a professor Colombo, sempre all'Università di Padova. Grazie. Ecco. Ecco qua. Io non sono più un giovane borsista, ma sono lieto di presentare l'attività che abbiamo svolto. E noi ci siamo occupati di upcycling tramite manifattura additiva di grandi dimensioni. Allora, lo scopo principale è stato quello di utilizzare la sabbia di riciclo come parte del letto di stampa per una tecnologia di stampa che si chiama binder jetting, che vado a descrivere tra poco. E come legante inorganico abbiamo utilizzato un materiale, un cemento alternativo idraulico, che è costituito da un geopolimero, che quindi si ottiene tramite reazione tra
una fonte reattiva di silice e allumina e una soluzione alcalina. Abbiamo prodotto componenti in larga scala completamente inorganici e per potenziali diverse applicazioni. Vedete il processo di binder jetting, quindi si genera un letto di stampa costituito da polvere secca e questo letto di stampa, su questo letto di stampa viene iniettato in posizioni desiderate una soluzione e nel nostro specifico sviluppo abbiamo parte del materiale reattivo che è all'interno del letto di stampa in forma solida e parte del materiale reattivo viene depositato con uno spruzzo del liquido reattivo. Facciamo questa cosa in collaborazione con l'azienda Desamanera, che è un'azienda della provincia di Rovigo. Noi abbiamo una stampante che ha un letto di stampa di quasi un metro per un metro per un metro, 600 per 600 per 600 millimetri, loro hanno una stampante che arriva quasi a 2 metri per 2 metri per 2 metri, quindi per fare componenti, come dicevo, di grandi dimensioni. Allora, abbiamo chiesto, vista la grande varietà di sabbie a disposizione, abbiamo chiesto due tipologie di sabbie. Una, diciamo, una sabbia sporca che poteva servire solo come componente inerte del letto di stampa, quindi un materiale inerte che doveva essere inglobato dal cemento che poi noi andavamo a generare tramite la stampa additiva. E poi una sabbia invece, quella 1A, che potenzialmente, pur essendo ovviamente largamente cristallina, ma potenzialmente poteva contribuire fornendo ossido di silice, ossido di alluminio, poteva contribuire alla produzione del reticolo geopolimerico, cioè del legante che tiene tutto insieme. Quindi abbiamo testato questi due tipi di materiale e abbiamo aggiunto del metacaolino come polvere reattiva in quantità ridotta dal 20 al 30% e come soluzione alcalina abbiamo testato sodio e potassio con diverse composizioni. La stampa avviene a temperatura ambiente e abbiamo scelto di fare un curing a temperatura ambiente, quindi praticamente semplicemente aspettando che le reazioni geopolimeriche avessero potuto procedere nel giro di qualche ora, oppure abbiamo fatto anche un trattamento termico a bassa temperatura. Qua vedete dei esempi di provini stampati con il 20% di metacaolino con un po' di caratterizzazione per quanto riguarda la resistenza a compressione e a flessione. Vi prego di notare la porosità totale che è piuttosto elevata, dell'ordine del 40%. Questo è una caratteristica tipica della manifattura additiva tramite binder jetting, dovuta alla necessità di avere una granulometria di un certo tipo per poter generare il letto di polvere, e questo porta intrinsecamente con sé la presenza di porosità residua, che ha lo svantaggio ovviamente di ridurre la resistenza meccanica e ha il vantaggio ovviamente di ridurre la densità del componente prodotto. E questo è un esempio di un campione invece con il 30% di metacaolino. Sulla destra si vede qualche difetto di stampa dovuto al modo di generare il letto di stampa. Le resistenze sono migliori utilizzando naturalmente una quantità maggiore di legante. Quindi diciamo siamo riusciti ottenere dei componenti che hanno una resistenza meccanica adeguata per diverse applicazioni. Adesso vi faccio vedere un po' di potenziali applicazioni. Il materiale poi è risultato legato in modo ottimale dal materiale inorganico geopolimerico, dal cemento geopolimerico, e di fatto il materiale sopporta un test di bollitura che è il test che permette di capire se il reticolo geopolimerico è continuo oppure no, e quindi sono dei materiali che hanno comportamento idraulico, possono essere messi a contatto permanente con acqua senza alcun problema. E in collaborazione con l'azienda Desamanera abbiamo diversi progetti industriali e stiamo guardando diversi case studies. Tutti questi componenti che vi faccio vedere contengono almeno in parte della sabbia,
e quindi potrebbero essere ottenuti utilizzando le sabbie da fonderia. Ovviamente poi bisognerà considerare le questioni collegate alla, alle questioni ambientali collegate al rilascio di metalli pesanti, per cui magari solo certi tipi di sabbie possono essere utilizzate in modo efficace. Naturalmente il vantaggio di questo tipo di processo è che tutto avviene a temperatura ambiente, non è necessario nessun trattamento termico e il, quindi i costi sono decisamente ridotti. Lo vedete qua, si possono fare per esempio aggiungendo anche per esempio argilla espansa, elementi che hanno che danno isolamento termico e anche acustico. Avevamo un progetto europeo nel quale abbiamo fatto dei componenti per resistenza al fuoco, in particolare per gallerie. Diciamo, siamo riusciti appunto a avere una certificazione a 120 minuti di resistenza al fuoco. Altre applicazioni, adesso abbiamo un progetto per fare dei reefs artificiali, fare delle barriere coralline artificiali. L'azienda sta producendo dei campioni da mettere fuori dalla costa della Calabria, ma stiamo parlando anche con dei finanziatori francesi per fare la stessa cosa in Australia. Quindi per grande impiego di grandi quantità di materiale. Con questa tecnologia si possono fare anche copie di opere d'arte, per esempio anche le gargoyles di Notre Dame possono essere rifatte per poter essere messe su Notre Dame. Abbiamo avuto progetti per fare smart urban furniture, quindi per fare componenti per l'arredo urbano ingegnerizzati. In questo caso avevamo dei sono componenti stampati all'interno dei quali avevamo dei sensori. L'azienda ha collaborato con degli architetti per fare delle opere che poi sono utilizzate nei negozi di questa azienda. Abbiamo anche sviluppato altri componenti per il settore delle costruzioni, per esempio dei connettori per fognatura, dei tubi per fognatura, oppure dei tubi che permettono, o delle protezioni, scusate, per tubi e cavi, per esempio per la protezione contro il fuoco. Abbiamo avuto anche un progetto per fare degli stampi, anche questi stampi contengono sabbia, per fare stampi per fare del vetro artistico, e quindi anche per queste applicazioni possiamo usare la sabbia da fonderia. Quindi in conclusione è possibile utilizzare la sabbia da fonderia per fabbricare componenti inorganici in larga scala utilizzando la manifattura additiva tramite binder jetting. Al momento pensiamo di dover utilizzare un 30% di ligante, le resistenze meccaniche possono essere migliorate lavorando un po' di più sulla distribuzione granulometrica del sistema. Una delle due sabbie, quella più pulita, aveva un certo grado di reattività, abbiamo visto nei confronti della soluzione alcalina, quindi effettivamente avrebbe anche il vantaggio di contribuire almeno in parte allo sviluppo della resistenza del materiale. I materiali prodotti sono idraulicamente stabili e la loro resistenza meccanica e la loro densità è adatta per un numero piuttosto ampio di applicazioni in grande scala. Grazie. Grazie a te Paolo. Bene, anche questa insomma decisamente varia. E a questo punto chiamerei il professor Gilberto Artioli, sempre di Padova, a farci vedere un po' i suoi geopolimeri, se mi ricordo bene, sviluppati, perché insomma anche Paolo Colombo si è presentato come un ragazzo cresciuto, però un borsista gli ha dato mano, c'è stato, e lo stesso sarà per Gilberto, che però non mi sta apparendo. Se vuoi lo chiamo al cellulare. Va bene, possiamo andare avanti così mentre si cerca, possiamo andare avanti, che dice Nicola, e così sì. Se recuperiamo, non so che è successo. Mi recuperiamo un attimo. Bene. Anzitutto grazie a tutti, perché comunque sono tutti esempi molto interessanti e che mostrano che comunque c'è effettivamente un potenziale di innovazione nelle sabbie di fonderia da ricercare
È interessante anche che parliamo di processi che possono richiedere anche grandi quantità di questo materiale, quindi non parliamo solo di nicchie particolari dove magari è difficile sposare soltanto piccole quantità di sabbia magari particolarmente pulito di certe qualità, ma di quantità molto, molto più ampie. Sulla base di questo, quindi, credo che si possa anche pensare un attimo a una strategia e sarà quello che poi un po' l'obiettivo degli interventi che appunto faremo io e poi Roberto Lanzani dopo. Però penso che sia importante sentire anche quello che pensano da questo punto di vista anche gli altri associazioni di categoria, appunto come per esempio Confindustria Ceramica, visto che la ceramica è uno dei settori di destinazioni potenzialmente più importanti del ciclo delle sabbie, vero, processi che vanno sviluppati, processi con delle complessità. Allora darei la parola ad Andrea Canetti, che è appunto responsabile all'economia di Confindustria Ceramica, che ci può dire un po' il suo pensiero da questo punto di vista e sul potenziale sinergia tra fonderie e imprese della ceramica. Chiedo scusa, scusate se mi permetto di interrompere. Ho visto nella chat che è presente la persona che dovrebbe parlare della... Perfetto, città, grazie mille. Io stavo cercando infatti proprio questo, allora mi scuso chi è la persona che doveva parlare. Visconzi. Ecco, buongiorno, buongiorno, scusate, benissimo. Eccomi. Vai. Non ci eravamo capiti forse col professor Arpioli, in ogni caso sono qui, scusate per l'errore. Nessun problema. Allora, riuscite a vedere la mia... Un secondo. Non ancora. Un secondo, eccoci. Ok. Bene, posto. Aspetta, vai. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Disconzi Filippo e sono qui per illustrare brevemente, spero di rientrare in 5 minuti, il progetto di ricerca appunto da borsista che ho effettuato l'anno scorso presso appunto l'Università degli Studi di Padova in collaborazione con STM. Il titolo è appunto Reazione delle terre esauste di fonderia, le 31A, con soluzioni concentrate di idrossido di sodio in condizioni idrotermali per la produzione di sodio silicato e il parallelo sviluppo di un additivo cementizio a base appunto di CSH. Come si può appunto capire, sono due progetti paralleli che poi andranno a incontrarsi alla fine del progetto. Ho voluto portare qui in queste immagini appunto le terre di fonderia utilizzate e anche le aziende che sono state coinvolte nel progetto e le università che hanno ospitato la borsa di ricerca. Ok, mostro brevemente come si è svolto il lavoro. È stato sviluppato su più step. Il primo step è stato quello di caratterizzare il materiale, quindi le sabbie che ci sono, le terre di fonderia che ci sono state consegnate. Sono state caratterizzate tramite appunto XRD e XRF e quello che è venuto, che si è visto, è che sono quasi completamente caratterizzate da ossido di silicio e in fase di quarzo nell'XRD. E lo step successivo, quindi l'obiettivo per noi primario, è stato quello di produrre il sodio silicato sfruttando la sintesi idrotermale. E per sintesi idrotermale intendiamo l'utilizzo di autoclave in muffola a circa 200 gradi centigradi e per 5 ore. E la sintesi è stata fatta con due diverse miscele, sfruttando una soda caustica al 50% e una al 30%. Quella che ha portato i risultati migliori è quella al 50%, che poi appunto mostrerò anche il risultato finale. L'obiettivo secondario, ossia lo step numero 3, è stato quello di utilizzare l'idea di utilizzare il sodio silicato prodotto tramite appunto terra di fonderia sintesi idrotermale in abbinamento al carbonato di calcio sotto forma di marmettola che proviene dallo scarto di lavorazione del marmo per produrre un additivo accelerante per cementi a base di CSH. Faccio un piccolo focus sul CSH, è il prodotto di idratazione primario del cemento Portland e può essere usato come additivo cementizio per ridurre quindi i tempi di indurimento del materiale. In industria o comunque commercialmente sono disponibili un sacco di additivi che possono già essere comprati e acquistati e generalmente sono a base di idrossido di calcio e silice colloidale o può essere anche nitrato di calcio e sodio silicato. La nostra idea è stata quella quindi di introdurre l'economia circolare all'interno di questo mondo producendo quindi un additivo accelerante a base di CSH sfruttando il sodio silicato proveniente appunto da terra di fonderia
tramite sintesi idrotermale, abbinandolo alla marmettola, alla CaCO3, che è sotto forma di slurry. Quello che si ottiene è appunto un CSH, cioè fase CSH, e termonattite e altre varie componenti. Scusate, ho visto una notifica, non avevo capito. E le prove sperimentali sul CSH prodotto, si ottiene quindi sperimentalmente un prodotto caratterizzato quasi totalmente da carbonati di sodio, natrite e termonatrite, zone amorfe e tobermoritiche ed infine calcite, quindi il CSH effettivamente si va a formare. Ci sono stati vari parametri da considerare e regolare durante le prove di sintesi, tra i quali il rapporto molare del sodio silicato utilizzato. Noi, per le prime fasi, essendo un percorso parallelo allo sviluppo del sodio silicato tramite sintesi idrotermali, le produzioni di CSH iniziali le abbiamo sviluppate utilizzando un sodio silicato commerciale che ci è stato fornito da Ingesil. E in questo caso siamo partiti da un commerciale di rate 1.6 e l'abbiamo modificato a seconda del nostro bisogno. Anche la temperatura e il tempo di miscelazione di queste miscele si è rivelata essere importante, così come il ratio acqua-solido del sistema. Infine, un altro parametro che abbiamo imparato a considerare successivamente è la concentrazione di ioni calcio presenti in soluzione, e per fare questo abbiamo dovuto utilizzare un software termodinamico di simulazione chiamato appunto Faxage. I risultati ottenuti, allora brevemente, i risultati ottenuti sono che il sodio silicato da terra di fonderia si è ottenuto tramite sintesi idrotermale e lo si è dato per consolidato e esperimento riuscito, diciamo, ed è caratterizzato da queste caratteristiche che sono mostrate qui a destra. L'additivo cementizio, d'altro canto, anche esso si è ottenuto, tuttavia si è ottenuto solamente utilizzando il sodio silicato commerciale, quindi non ancora il ciclo è stato completato del tutto. Per il futuro, attualmente in Opigeo, che è la startup dell'Università degli Studi di Padova, del Dipartimento di Geoscienza, si stanno ancora svolgendo delle prove di ottimizzazione del processo e quindi del prodotto ottenuto, tra le quali la prova di stabilità del sistema CSH, prove di resistenza meccanica e confronto del prodotto da noi sintetizzato con gli acceleranti già disponibili in commercio. Ultimo, ma non meno importante, la prova che dovrà essere effettuata è quella di sintetizzare il CSH, quindi ottenere il prodotto finale CSH, utilizzando però il sodio silicato prodotto da noi in modo idrotermale abbinato alla marmettola. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere rientrato nei 5 minuti e vi auguro un buon proseguimento. Assolutamente sì, no, grazie davvero Filippo, perché comunque è stata questa mia testimonianza sulla presentazione. Comunque è aggiunto un ulteriore elemento importante che fa capire che comunque nelle sabbie di fonderia c'è effettivamente un potenziale che va tutto da studiare. Come certo. Cosa. E qui poi c'hai due problemi insieme, no? Tu metti via anche la marmettola, quindi esattamente. Ecco, c'è un effetto sinergico. Esatto, grazie importante. Mille. Quindi adesso vediamo, torniamo un punto al discorso di prima, cioè vediamo cosa ne pensano anche gli altri settori, quindi ridò la parola ad Andrea Canetti, scusandomi un attimo per questo stato speech che abbiamo fatto, in modo che sentiamo anche appunto le imprese della ceramica che potenzialità hanno da questo punto di vista. Prego. Bene, grazie a te per l'invito. Sì, il mio non è un intervento tecnico, ho ascoltato con attenzione e con molto interesse gli interventi che mi hanno preceduto. Noi ovviamente siamo un potenziale settore di utilizzo di questi materiali e devo dire che l'interesse è elevato in quanto, essendo un settore che si pone a monte di una filiera edilizia, ha delle spinte anche dal mercato molto forti verso una serie di regolamentazioni o anche di Green Building Code, quindi di codici di edilizia sostenibile, che spingono verso l'incremento anche della circolarità dei prodotti e quindi dei contenuti di materiale riciclato presenti all'interno dei prodotti per l'edilizia. Quindi questa è un'attività, un cantiere aperto per le nostre imprese. Devo dire che da un punto di vista settoriale noi abbiamo negli anni raggiunto dei livelli assolutamente elevati di riciclo e reimpiego dei materiali. Se noi andiamo a vedere qual è il coefficiente di riciclo, ad esempio, degli scarti ceramici prodotti e riutilizzati all'interno del settore, ecco, trovo anche dei
degli indici che sono superiori al 100% se faccio l'analisi per sito, cioè rifiuti recuperati su rifiuti prodotti nel sito, la media settoriale 112%. Questo vuol dire che ovviamente il riciclo è sostanzialmente integrale, 99,9% per gli scarti crudi e gli scarti cotti, e c'è anche una chiusura all'interno del settore, cioè un sito riutilizza, recupera residui che un altro sito non riesce. Analogamente per l'acqua, ecco, il 97% dei nostri siti non ha scarichi idrici di processo perché tutta l'acqua viene reimpiegata. Vuol dire che per incrementare le quantità e le percentuali di residuo bisogna guardare fuori, sostanzialmente, bisogna guardare all'esterno del nostro comparto, e quindi questo sottolinea ed evidenzia proprio l'interesse che noi abbiamo per questa cosa. Con un progetto EcoSister finanziato dal PNRR, le università dell'Emilia-Romagna, ad esempio, stanno studiando le possibilità di recupero di, nel comparto ceramico, di sedimenti da diga, no? Per pulire, ecco, per dragare le dighe. Ci sono altre linee di ricerca su vetro, e questa delle fonderie è senz'altro un filone che è aperto da tempo. Come detto prima anche la dottoressa Siligardi, una nostra azienda ha partecipato al progetto al quale è dedicato il seminario di oggi, facendo appunto prove tecniche di sostituzione delle sabbie prima al 50 e al 100%. Qualche criticità è venuta fuori, è stata detta anche negli interventi precedenti. In alcuni casi direi alcuni contenuti di sostanze che non sono compatibili con i vincoli qualitativi e tecnologici per la produzione, ad esempio, di grass porcellanato, arsenico, rame, sono obiettivamente dei problemi. Qui si pone forse il tema di capire se è possibile introdurre, come dire, sorte di pretrattamenti di queste sabbie. Questo credo che sia un filone interessante, potenzialmente interessante. Da un punto di vista quantitativo, un altro elemento che volevo portare alla vostra considerazione è qual è il potenziale di assorbimento. Ecco, le sabbie di fonderia possono andare a sostituire in parte, ecco, l'utilizzo delle sabbie impiegate nella formulazione degli impasti nel comparto. Le sabbie non sono il principale componente degli impasti ceramici, sono feldspati, sono argille, caolino. E quindi le sabbie hanno un loro ruolo naturalmente tecnologico, però stiamo parlando di circa un 8%, insomma, del totale delle materie prime minerali impiegate dal comparto stesso. Poche ultime considerazioni su quelle che sono i punti di attenzione che le nostre imprese hanno nei confronti di queste verifiche di potenziale inserimento di materiali extra filiera. Il tema composizionale, diciamo, della costanza di composizione è, direi, il tema principale. Quindi una volta individuato una tipologia di sabbie che abbia delle caratteristiche compatibili, il grande tema è quello della regolarità di questa composizione, della necessità che ci sia una costanza elevata. In questo senso, probabilmente, la strada può essere quella di immaginarsi la costituzione di rapporti uno a uno, cioè una fonderia con un utilizzatore, perché questo forse potrebbe garantire appunto dei livelli di costanza che rendano gestibile quell'utilizzo. Il tema poi è quello dei volumi, della costanza di composizione, ma anche della costanza dei volumi necessari. Cioè, io riformulo un impasto ceramico, devo avere una prospettiva anche temporale e quantitativa sufficiente per garantire, per rendere, diciamo, economicamente sostenibile questa operazione. Il prezzo quindi è un altro elemento che va valutato. Purtroppo queste sabbie, questi materiali vanno a sostituire materiali che non sono particolarmente pregiati all'interno dell'impasto ceramico medio. Altri materiali hanno un costo per unità di volume sicuramente maggiore, quindi anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Ma prima di tutto
probabilmente è la certezza del quadro regolatorio, che è stato richiamato anche in altri interventi che mi hanno preceduto. Credo che l'azione svolta anche da Assofond, che è riuscito ad ottenere quella delibera della Regione Lombardia che per la qualificazione come sottoprodotti di questi materiali, sia un passo estremamente significativo, perché nell'attivazione di un processo di recupero quello che conta sono, abbiamo detto, qualità, costanza, prezzo, ma anche in qualche modo certezza di non andare a inguaiarsi in operazioni che potrebbero essere valutate in modo difforme dalle diverse amministrazioni ambientali di controllo, soprattutto se passiamo da una regione ad un'altra. Quindi la creazione di un quadro regolatorio certo, e probabilmente il tema dei sottoprodotti è senz'altro interessante per gli utilizzi diretti, se si deve immaginare l'introduzione di elementi di attività, in qualche modo di pretrattamento, di trasformazione, di preparazione per il recupero, credo che anche la strada dell'end of waste diventi una strada obbligata, cioè l'identificazione di un decreto, la redazione di un decreto ad hoc che individui quali trattamenti sono ammessi e quale è la natura, quindi la natura di la cessazione della qualifica del rifiuto per il prodotto che esce da queste attività di trasformazione. Questo dà certezza a tutti e mette a posto anche quella preoccupazione che ogni utilizzatore di rifiuti e di scarti di altri naturalmente ha quando approccia questa tematica. Io mi fermerei qui e vi lascio continuare i vostri lavori. Grazie. Grazie Andrea, è molto interessante. Le tue considerazioni sono chiaramente alla base poi di tutti i problemi chiave dell'economia circolare, che è quello appunto del tentativo di eliminare delle barriere normative che spesso creano dei veri e propri problemi, quando invece molte aziende vorrebbero creare semplicemente un matching fra due attività, due sottoprodotti che non sono in difficoltà. No? Però sappiamo perfettamente cosa vuol dire il trasporto di un sottoprodotto quando ci sono delle incertezze, e questo non è una cosa da poco. Detto questo, comunque sia, anche se abbiamo visto che ci sono delle difficoltà nei processi di riciclo, cioè delle complessità più che difficoltà, non vuol dire che non ci sia un mercato potenziale, non vuol dire che non si possa costruire una strategia per questo. E questo è un po' l'obiettivo del mio intervento, che anche se siamo un po' in ritardo, cerco di non farlo durare troppo, faccio prima a condividere un attimo lo schermo e poi parto con la mia cosa. Allora, perfetto. Vado in modalità presentazione. Benissimo. Allora, si è già detto prima che i settori su cui noi ci siamo concentrati essenzialmente sono fondamentalmente quattro, che sono diciamo quelli che già oggi sono comunque settori dove c'è un potenziale di riciclo, diciamo con delle BAT, anche delle prove, non dico ampiamente sviluppati, ma comunque con già dei tentativi, una letteratura accademica corposa e anche comunque alcuni percorsi già avviati. Parliamo comunque di aree ancora piccole, nel senso che fondamentalmente una gran parte delle attività sono svolte in modo diverso, lo sappiamo, no? Soprattutto il cemento un pochino, ma in realtà noi sappiamo perfettamente che il vero riutilizzo delle sabbie di fonderia non è ancora un mercato sviluppato, nonostante anche le esperienze viste appunto dai ricercatori dell'Università di Padova e di Bologna e Reggio Emilia mostrino comunque degli sviluppi molto interessanti. Ma soprattutto quello che fa ben sperare, a prescindere dalla complessità che è già emersa in più di un intervento, è comunque che il mercato potenzialmente c'è. Nel cemento sono state fatte tantissime prove, tantissimi studi che mostrano che come si possa sostituire la sabbia vergine con da un 20 al 50% delle sabbie di fonderia. Ok, anche questo nei mattoni e nelle tegole,
faccio delle grandi sintesi naturalmente, perché ogni tipo di prodotto ha specifiche quantità di sabbia vergine e possibilità di sostituzione diverse con le sabbie di fonderia. Per cui prendete questi tipi come delle sintesi di sintesi, perché in realtà il numero di prodotti considerato è decisamente più ampio di quelli che vedete qua elencati. Come diceva prima Andrea Canetti, no? Anche nella ceramica ci sono importanti possibilità di sostituire quella quota di sabbia, e poi varia molto che appunto dal tipo di prodotto ceramico, no? Un 15-20% della sabbia vergine è possibile sostituire, ma mediamente il 20% è una cosa fattibile con una certa facilità, anche se bisogna vedere che tipo di sabbia di fonderie consideriamo. Dopo vediamo anche qui qualche considerazione. Altra nei conglomerati bituminosi, quindi lì la quota di sabbia di solito è il massimo 25%, per cui un 7,5% dell'input totale del processo produttivo, quindi un 30% della sabbia effettiva, si può sostituire. Per il vetro è un pochettino più complesso, perché il vetro è un materiale molto particolare, molto delicato. Chiaramente è vero che usa grandi dosi di silice, perché circa 80% abbondante è diciamo, l'input principale del vetro vergine. È anche vero che è importante che sia una silice molto pulita, perché per esempio banalmente se ho dentro ossido di ferro, l'ossido di ferro va a colorare il vetro, e quindi un colorante del vetro, ma deve essere presente in percentuali molto limitate. Se parliamo già del 4-5%, come succede per molte sabbie di fonderie, ecco, siamo già ben oltre la soglia, che di solito è circa lo 0,4%. Certo, diluito opportunamente in percentuale dal 5-10%, chiaramente si può ottenere invece un tenore che potrebbe essere interessante. Ecco, non scartiamo comunque un'altra possibilità, che è l'autoriciclo, per esempio, ma non solo come il riciclo del processo di formatura, cioè quei meccanismi che rendono consigliano di allungare il ciclo delle sabbie, ma parlo soprattutto della possibilità di creare anime con processi a bassa temperatura. Perché attenzione, io non sono mai stato molto favorevole a usare le sabbie per fare nuove anime con processi ad alta temperatura, perché se mando poi le mie sabbie a 1000 gradi per togliere via le impurità tipo le resine o per esempio il nero minerale e poi la rendo pronta per fare un'anima, d'accordo, lo posso fare, ma è costoso, perché chiaramente l'energia del processo costa e gli impatti ambientali sono molto alti. Non vale la candela a questo punto. Però se è possibile invece usare processi a bassa temperatura, ok, processi che usano temperature sotto i 200 gradi, sotto i 150 gradi, il discorso cambia completamente. Allora potrebbe essere un'altra forma di processo molto interessante da considerare. Questo per mostrarvi che comunque la ricerca sta producendo molte realtà, e non sbagliamo, alcune realtà sono richiedono ancora un percorso di studio magari non certo tipo, ma altre sono già operative, pronte, disponibili. Okay? È solo questione di fare una strategia aggiuntiva. Ora certo, abbiamo visto che è un processo complesso. Adesso qui faccio una brevissima sintesi di cose che hanno detto prima tutti gli altri miei colleghi, no? Cioè, ci sono dei problemi, dei limiti nel cemento, per esempio il tenore di silice deve essere maggiore del 60%, il cromo deve essere molto basso, veramente molto basso come tema. Come problema si pone per esempio per la ceramica, il carbonio organico per esempio può creare dei problemi molto seri alle piastrelle, o come anche la presenza di cromo molibdeno, che comunque si usa nella fonderia di ghisa e di acciaio, per cui bisogna tenere presente che questi temi vanno poi anche a ragionare, a creare dei percorsi che vanno anche dentro le fonderie, vanno valutati. E su questo tornerò tra breve. Nei conglomerati bituminosi ci vogliono granometrie molto fini, per esempio, sono più adatte forse quelle invece in formatura verde, perché la sabbia resina può avere delle difficoltà, non brucia alle temperature che si usano tipicamente
quando si fa asfalto, che sono appunto i 120-150 gradi, insomma difficilmente riescono a bruciare tutte le resine fenoliche, furaniche che ci sono, no? Dentro alla sabbia resina. E anche lo stesso problema per quanto il vetro, no? Che appunto, che come dicevo prima, il problema degli ossidi di ferro e delle granulometrie. Alcune linee generali, cioè il fatto che sia complesso, il fatto che ci siano, non ci sia un percorso unico per tutti, non vuol dire che non ci sono delle linee guida possibili da sviluppare. Ci sono, vanno ovviamente dettagliate meglio per ogni singola fonderia, magari creare dei rapporti one to one, creare dei rapporti appunto oppure aggregati in un certo modo, ma comunque non è impossibile. E quindi, per esempio, abbiamo visto che dalle nostre valutazioni nel cemento e nel vetro è preferibile usare magari formatura verde, magari più facilmente quello per la ghisa lamellare che è una ghisa sferoidale, anche se magari poi è possibile tirare via magari gli ossidi del magnesio e delle stazioni di sterilizzazione. Quindi questa è un'altra cosa che dopo di qui vi accennerò. Dei conglomerati bituminosi, si può usare più la formatura verde, ma con granulometrie molto fine, che in altri casi magari più problematica. Nella ceramica, per esempio, permesso che è un mondo di una certa complessità, forse è più adatto quello della sabbia resina piuttosto che quello della formatura verde. Ecco, ripeto, queste sono alcune ipotesi di lavoro che vanno sviluppate, naturalmente tenendo presente che va fatto poi un'analisi per singola fonderia. Ora, se vogliamo sviluppare un mercato, quali possono essere dei passi da fare a livello di singola industria e una strategia di sistema? Mi rendo conto che sto dicendo delle cose che per alcune fonderie magari sono fattibili, per altre è molto più complesso. Però io vi elenco una serie di elementi. Poi vediamo ovviamente dove è possibile applicarli, perché come dicevo, la soluzione unica per tutta non c'è. Sicuramente è importante migliorare lo stoccaggio delle sabbie, ok? Se fosse possibile separare meglio quelli che vengono da diversi aspiratori, o addirittura separare chi ha sabbia resina e formatura verde insieme, fare che sono separati, sarebbe una cosa auspicabile, perché avremo sabbie più pulite con caratterizzazioni più chiare. Quando io miscelo tutto insieme, magari miscelo dentro anche un po' di anime, miscelo dentro anche un po' di polveri, è chiaro che mi trovo poi una sabbia più difficile da gestire. Altro aspetto, se possibile, questo mi rendo conto che è un'altra cosa ancora più complessa, cambiare i percorsi delle polveri di aspirazione. Spesso e volentieri le stazioni di sterilizzazione assorbono polveri che hanno quantità molto alte di ossidi di magnesio. Paradossalmente, questi ossidi di magnesio, se fossero riciclati da soli, hanno delle potenziali di riciclo molto più interessanti. Magari sono poche 10 tonnellate, 20 tonnellate, però queste 10-20 tonnellate diventano uno sporco che, se isolato, invece diventa un elemento invece molto interessante da riciclare a sé stante. E ancora, provare a separare le sabbie che si usano durante le distinte basi, che usano ferroleghe a base di cromo e di molibdeno. Anzi, io dico di più. Si dovrebbe, se possibile, non solo separare le sabbie, ma separare anche le materozze che usano cromo e molibdeno, perché sono elementi di lega preziosi, costosi, che messi insieme agli altri ti creano tanti problemi. Separati possono essere un vantaggio competitivo. Detto così, ripeto, so benissimo che non è per niente facile fare una cosa del genere, o ci sono suggerimenti su cui ragionare. È chiaro che se vogliamo costruire un mercato, comunque è importante fare questo, cioè le nostre fonderie devono cominciare ad avere un percorso importante di analisi, cioè analizzare sistematicamente 2 o 3 volte l'anno le sabbie, le polveri e le scorie, fanno una caratterizzazione chimico-fisica come cosa, perché comunque è importante dare informazioni diciamo chiare e precise a chi le riceve, ok? Naturalmente
costruire percorsi e filtri di aspirazione diversi, no? Per, in modo da creare una migliore separazione, come dicevo prima, fra polveri e sabbie. E ovviamente, come dicevo prima, creare percorsi separati per le ghise con ferrolega a base di leghe speciali. E poi valutare l'investimento in impianti per la realizzazione interna medianime a basso impatto ambientale. La tecnologia c'è, è pronta. Qualche anno fa magari era un po' in fase sperimentale, adesso è un qualcosa che si può realizzare anche abbastanza facilmente. Okay? E naturalmente questo bisogna anche pensare così in una prospettiva un pochino più ampia, perché gli impianti di macinazione si possono applicare per esempio anche alle scorie e si possono recuperare i metalli, si possono fare dei processi più interessanti. Quindi c'è tutto, diciamo, l'approccio alle sabbie è un approccio che va valutato in un quadro di economia circolare più complesso, volto a cercare di migliorare non solo il ciclo delle sabbie, ma anche delle scorie e delle polveri. Se vogliamo fare questo, occorre una strategia di sistema. E quindi magari poi Roberto concluderà questo mio discorso che sto facendo adesso. E quindi cosa ci serve per avere una strategia di settore? Occorre creare una mappatura delle aziende che possano attuare il riciclo. Quindi prima l'invito fatto con Andrea Canetti è stato molto importante, noi ci stiamo già cominciando a lavorare ed è un obiettivo dei prossimi mesi. Fare un dossier di sottoprodotto standardizzato per tutte le fonderie. Questo l'abbiamo già realizzato, è un lavoro che abbiamo fatto dentro al progetto assieme ad Assofat naturalmente, e quindi questo è un qualcosa che già è possibile fare. Definire delle analisi chimico-fisiche standardizzate e finalizzate al riciclo, con magari operatori convenzionati che possono fare a un costo anche a un costo, diciamo, più basso, perché più ciò che viene standardizzato poi diventa anche a costi molto più limitati. Quindi non basta solo un'analisi generica, bisogna fare un'analisi su elementi mirati, perché abbiamo detto prima, ogni settore chiede delle caratterizzazioni diverse. E quindi dobbiamo definire degli indicatori specifici per dei settori. Naturalmente identificato prima quei settori che potenzialmente possono ricevere una sabbia piuttosto che un'altra. Come ho detto prima, formatura verde meglio in alcune aree, sabbia resina in altre. Attenzione ai tenori di, per esempio, di cromo, di molibdeno, eccetera, altri elementi. Fare un piano di comunicazione differenziato per le imprese. Perché? Perché attenzione, molte imprese, se noi andiamo a dirgli guarda che ti do della sabbia di fonderia come sottoprodotto che potrebbe sostituire la tua sabbia vergine, questi pensano che gli stiamo vendendo un rifiuto, ma non perché semplicemente non lo sanno, non hanno conoscenza, non si sono mai posti il problema. L'urgenza che diceva prima Andrea Canetti è un'urgenza recente, nel senso che la spinta verso gli indicatori di circolarità che verranno messi anche nella finanza sostenibile, verranno messi in tutte le tematiche di sostenibilità delle aziende, è qualcosa che sta emergendo negli ultimi 2 anni. Prima, fare una sfatica in questa direzione per molte imprese era avere un rischio, basta, non ci ponevo neanche il tema. Adesso sono cambiate, come diceva prima Marco Frei, le condizioni al contorno, e quindi questo è il momento di fare un passo in più. E naturalmente questo passo in più non può prescindere da una pianificazione di investimenti, che possono essere macinazione delle scorie, separazione delle sabbie, stoccaggi, filtri, eccetera, eccetera. Ripeto, ogni azienda poi decide cosa vuole fare, perché ognuno è padrone a casa propria, naturalmente. Ok? Però l'obiettivo di un'associazione è cercare di fornire una serie di indicazioni, ok, su cui poi ognuno piano piano costruirà il suo percorso. L'importante è che comunque ognuno sappia che in futuro il problema delle discariche sarà un problema molto serio. Smaltire le sabbie sarà costoso, sempre più costoso, per ragioni varie che non stiamo qui ad approfondire, ma potete immaginare benissimo. C'è spazio per fare questo, ma non si fa in modo banale. Non facile, banale. Occorre costruire un percorso che magari si inquadra in un quadro più ampio di strategia ambientale e di circolarità. Con queste possibilità,
con un orizzonte temporale, magari un annetto, non aspettiamoci a fare le cose in un mese, ecco, la possibilità di costruire una strategia di riciclo è molto concreta e possibile. Grazie, e dare la parola a Roberto Lanzani di Aspon per diciamo, le conclusioni di questo interessante, spero, convegno. Grazie mille Nicola. Condivido le mie slide in modo da partire con la mia presentazione, che sarà incentrata sull'attività che ha svolto Assofond nell'ultimo periodo per quanto riguarda una determinazione dell'attività per la gestione delle terre esauste di fonderia, nello specifico con riferimento alle linee guida che sono state prodotte nell'ultimo anno. Come ben sapete e come è stato detto negli interventi prima di me, fino a poco tempo fa, fino a quando non c'è stata la possibilità attraverso la modifica del testo unico ambientale, le sabbie di fonderia venivano gestite come devono essere gestite come rifiuti. Il quantitativo di sabbie prodotte rispetto al una quantità di prodotto dalle fonderie, ossia i getti, per quanto riguarda il nostro settore è mediamente alto, perché infatti va da un 55 a un 95% di produzione specifica di residui. Per quanto riguarda i residui, quelli principalmente prodotti dalle nostre imprese, abbiamo le terre e le esauste di fonderie, oggetto di questo webinar, che sono quelle che le fanno la padrone, seguite poi dalle polveri di fini che vengono catturate dagli impianti di abbattimento delle emissioni, anche in relazione alla linea delle terre e alle scorie. Per quanto riguarda la produzione di residui per le fonderie di ferrose, si è visto che negli ultimi 8 anni, in base ai dati che sono stati rilasciati da Regione Lombardia e che sono stati ricavati dai MUD delle imprese lombarde, il quantitativo di rifiuti prodotto dalle fonderie di metalli ferrosi è diminuito, invece è aumentato quello dalle fonderie di metalli non ferrosi. Questo anche per un aumento del mercato di questo settore. Per quanto riguarda le terre di fonderia, il 16% di quelle totali prodotte nel 2018 è stato prodotto dalle fonderie di metalli non ferrosi, mentre il restante 84% è dalle fonderie di metalli ferrosi. L'attenzione dell'associazione è sempre stata alta per questa tematica, soprattutto in riferimento appunto all'elevato quantitativo di residui prodotti. Le attività della fonderia si sono concentrate sia nella determinazione di miglioramento dei processi di recupero interno, che per quello la determinazione di un numero maggiore di destinazioni del residuo alternative alla discarica. L'attività di Assofond in questo settore è sempre stata basata sia sugli aspetti tecnici che sugli aspetti ambientali. Come sappiamo, in seguito alla modifica del 152 del 2010, alla qualifica di rifiuto sono aggiunte quelle di sottoprodotto di end of waste. Come rifiuto viene classificato qualsiasi residuo che di cui il produttore è obbligato all'intenzione di disfarsi, invece come sottoprodotto è una qualifica del residuo alternativa a quella del rifiuto. Un sottoprodotto non è mai stato un rifiuto e il residuo è sottoprodotto nel caso in cui all'origine possegga i 4 requisiti indicati all'interno dell'articolo 184 bis. E vedremo di seguito. Nel caso il residuo invece non possa essere classificato come sottoprodotto, ma venga classificato come un rifiuto, questo deve essere è dovere del produttore mandarlo a un impianto di recupero o smaltimento. Nel caso in cui venga mandato un impianto di recupero, se il rifiuto, una volta trattato all'interno dell'impianto di recupero, ha le caratteristiche indicate all'interno dell'articolo 184 ter, viene classificato come end of waste, cessa la qualifica di rifiuto, e in questo modo può tornare ad avere svolgere un compito attivo e positivo all'interno dell'economia.
Per quanto riguarda le attività di Assofon, le più recenti, come ben sapete, sono uscite le delibere della Regione Lombardia contenenti le linee guida sia per la gestione delle terre esauste di fonderie di metalli ferrosi che per quelle di metalli non ferrosi. Queste linee guida, similmente a quelle fatte dalla Federacciaia per le scorie nere di acciaieria, sono state il prodotto di un'attività congiunta svolta tra Assofon, Federacciaia, Regione Lombardia, ARPA e altri portatori di interessi, per all'interno del tavolo tecnico scorie di fusione, che era volto a una determinazione di un percorso unico e chiaro per la gestione dei residui prodotti dati all'attività di fonderia che siderurgiche. Le finalità della linea guida sono appunto state quelle di noi. L'obiettivo principale era quello di favorire l'utilizzo dei principali residui derivanti dal settore della fonderia come sottoprodotti o come prodotti da recupero dei rifiuti end of waste attraverso l'individuazione di un prodotto, procedure certe univoche per trattare in modo sicuro gli scarti e renderli utilizzabili come materie prime per altri processi produttivi di attività, e rendere il residuo una valida alternativa all'utilizzo delle materie prime. L'obiettivo, lo spirito di queste linee guida è stato quello di cambiare la linea di pensiero che si è sempre avuta, che si è avuta in precedenza, entrando nello spirito dell'economia circolare, ossia quello di classificare il residuo in via principale come sottoprodotto, e nel caso in cui non fosse classificabile come sottoprodotto, allora in via residuale come quella di rifiuto, e successivamente quindi effettuare un'operazione di recupero o riciclo. L'approccio di queste linee guida è prima di tutto quello che non ha comportato alcuna modifica della normativa nazionale, sebbene le linee guida siano state introdotte con una delibera regionale, dato l'alto contenuto tecnico, è parere dell'associazione che il contenuto delle linee guida sia applicabile all'interno di tutto il territorio nazionale. E comunque non apporta nessuna modifica alla normativa e neanche un'interpretazione. Introduce gli elementi tecnici però per poter dimostrare che il residuo soddisfa le condizioni definite dalla normativa per essere classificato come sottoprodotto e inoltre fornisce gli elementi tecnici per dimostrare che il residuo, se non può essere classificato come sottoprodotto ma deve essere classificato come rifiuto, in seguito all'attività di recupero arriva a rispettare tutti i requisiti indicati dalla normativa per diventare un end of waste, quindi per cessare di essere un rifiuto. Per quanto riguarda le imprese che stanno all'interno del territorio lombardo, la linea guida ha anche una valenza normativa, ossia in termini di leggi, per quanto riguarda nel caso in cui il residuo venga classificato come rifiuto, fornisce gli elementi utili per il processo di rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di trattamento rifiuto, sostituendo la necessità del parere di ARPA, che venga rilasciato il parere di ARPA durante il processo autorizzativo per l'ottenimento dell'autorizzazione per gli impianti di gestione. E inoltre la cosa che a noi interessa di più è quello che fornisce uno strumento valido di supporto ai produttori per aiutarli a dimostrare che il residuo ha in sé le caratteristiche per essere classificato come sottoprodotto. E con le caratteristiche per essere classificato come sottoprodotto, in base a quanto contenuto all'interno del testo unico ambientale, meglio nell'articolo 184 bis, sono che il residuo proviene da un processo di produzione, l'utilizzo è successivo e certo, l'utilizzo è diretto senza ulteriori trattamenti ad eccezione delle normali pratiche industriali ed legali, cioè sia rispetto a tutti i requisiti ambientali e sanitari per poter essere utilizzati, gli stessi che deve rispettare la materia prima che viene sostituita da questo residuo. E inoltre fornisce tutte le informazioni necessarie per determinare quali sono le pratiche industriali, le attività di trattamento che vengono effettuate sulle terre che vengono classificate come normali pratiche industriali, che sono quelle, per intenderci, quelle che già naturalmente vengono svolte all'interno delle fonderie.
e possono essere anche attività come di vagliatura, deferrizzazione, lavaggio oppure anche calcinazione. Qui abbiamo l'esempio di una scheda tecnica che accompagna il residuo dopo che è stato classificato come sottoprodotto per la destinazione tra il produttore e il soggetto destinatario, l'utilizzatore finale del residuo, che anche noi consigliamo in base a quanto aveva detto il collega di Canetti, che la strada probabilmente migliore in modo da garantire la certezza di utilizzo, in modo da garantire una qualità omogenea del materiale, una fornitura continua, sono quella di contratti uno a uno tra il produttore e il destinatario. Nel caso in cui invece il residuo non possa essere classificato come sottorifiuto, ad esempio perché non vi è un utilizzo certo, allora il produttore lo deve classificare come rifiuto. Una classificazione come rifiuto comporta una caratterizzazione e una classificazione, una assegnazione di un codice europeo del rifiuto. Per quanto riguarda le tipologie di codici europei del rifiuto che vengono dati a queste tipologie dei residui, sono 10.09.07, 10.09.08, a seconda che le terre siano prodotte dalle fonderie di metalli ferrosi e rispettivamente siano pericolose oppure non pericolose. Nel caso in cui vengano prodotte da fonderie di metalli non ferrosi, i codici da segnare sono 10.10.07 o 10.10.08, a seconda appunto che il rifiuto sia pericoloso oppure non pericoloso. L'esperienza che abbiamo è che, dato l'elevato numero di analisi, adesso non è fattuale che sia così, ma comunque dato l'elevato numero di analisi non si è mai riscontrato un campione di terre pericolose in base alla nostra esperienza, sempre state classificate come non pericolose. Per quel discorso è analogo per quanto riguarda le sabbie fini, che vengono classificate con il codice 10.09.11 nel caso fossero pericolose prodotte dal fondere di metalli ferrosi, 10.09.12 ferrosi ma non pericolosi, e invece 10.10.11, 10.10.12 nel caso di fonderie di metalli non ferrosi. Con il rifiuto, una volta mandato ad un impianto di trattamento, un impianto di recupero che effettua l'attività di trattamento, se il prodotto da questo impianto di trattamento soddisfa le quattro caratteristiche indicate all'interno dell'articolo 184 ter che sono elencate in questa tabella, può essere considerato un end of waste, quindi può smettere di essere considerato un rifiuto e utilizzato per altri utilizzi successivi. Le caratteristiche che deve avere è che la sostanza e l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici, esiste un mercato, una domanda per tale sostanza ed oggetto, la sostanza e l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici rispetto alla normativa e agli standard esistenti applicabili ai prodotti, e l'utilizzo della sostanza e dell'oggetto non porta ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Gli utilizzi che possono essere fatti nelle terre una volta recuperati, nel caso fossero stati classificati come rifiuti, ma possono essere svolti dalle terre anche nel caso in cui non vengano classificate come rifiuti, quindi non debbano essere sottoposte ad attività di recupero, ma vengano classificati come sottoprodotto, che ripeto è la destinazione, la classificazione auspicabile per quanto riguarda il residuo. All'interno dell'ottica dell'economia circolare, e comunque gli utilizzi possono essere i cementifici, l'industria ceramica, l'industria del vetro, la produzione di conglomerati per l'edilizia, la produzione di conglomerati bituminosi, la produzione di laterizie e mattoni e l'utilizzo per la realizzazione di elevati e sottofondi stradali. Per questi utilizzi, ad eccezione di quelli non aggregati, non esistono dei requisiti tecnici che stabiliti da norme UNI, ma la cosa importante è che il residuo vada bene all'utilizzatore successivo. È per questo che è molto importante che capiate che non esiste le terre, una volta le terre hanno differenti caratteristiche a seconda del produttore, del ciclo produttivo dalle quali sono state prodotte.
ma non esistono caratteristiche valide uniche per tutti gli utilizzi. Ogni utilizzo successivo ha bisogno di terre con determinate caratteristiche e quindi nel caso in cui magari la terra da voi prodotta non abbia le caratteristiche necessarie per il conglomerato bituminoso, può andare benissimo per la produzione di vetro oppure per la produzione di cementi. Non esiste una caratteristica unica per classificare le terre come valide ed è una cosa importante che vadano bene all'utilizzatore finale. Per quanto riguarda l'utilizzo delle terre, indipendentemente che siano classificate come sottoprodotto oppure come rifiuto per utilizzi non aggregati e che vadano a diretto contatto con l'ambiente, all'interno delle linee guida si è inserito il principio che non deve essere applicato unicamente il test di cessione come è sempre stato fatto per i rifiuti e nel caso in cui il test di cessione non venisse superato per un singolo parametro, allora la terra non andava più bene. Quello che si vuole, che è l'ideologia che c'è dietro alle linee guida, è quella che sulle terre, una volta viene effettuato prima un test di cessione, non per tutti i parametri, sono stati eliminati all'interno delle linee guida tutti quei parametri per cui storicamente o sono sempre stati individuati al di sotto dei limiti di individuazione oppure erano sempre al di sotto dei limiti indicati dalla normativa. Nel caso in cui il residuo sottoposto al test di cessione vada bene, non ci sia nessun superamento, allora può essere utilizzato tal quale per l'utilizzo finale, per l'utilizzo come sottofondo stradale oppure come terrapiene. Nel caso in cui invece i parametri del test di cessione fossero superati, il residuo non viene scartato tal quale, ma viene prima sottoposto al test di ecotossicità per vedere l'effetto che ha all'interno dell'ambiente, nel caso per evitare il rilascio di sostanze contaminanti che possano avere effetti sull'ambiente. Nel caso in cui il test di ecotossicità fosse superato, allora il residuo può essere utilizzato all'interno per gli utilizzi finali non aggregati. Nel caso invece non venisse superato neanche questo test di ecotossicità, allora non potrebbe essere utilizzato. Al momento non sono stati ancora definiti delle linee guida per test di tossicità unici e quindi pertanto nelle more in cui questi test di ecotossicità non vengano definiti, l'unico test cui sottoporre il residuo prima dell'utilizzo in ambiente è il test di cessione UNIEN 1744-3. Quindi giusto per riassumere tutto quanto. La terra di fonderia è un residuo prodotto dalla fonderia che può assumere differenti classificazioni normative, che può essere quella di sottoprodotto, che è quella ideale, e essere utilizzato tal quale, almeno che non ci sia la normale, venga sottoposto a attività di normale pratica industriale. Oppure, nel caso non possa essere classificato come sottoprodotto, deve essere classificato come rifiuto e quindi mandato ad impianti di recupero per il loro trattamento. Una volta trattato, il prodotto di questo recupero può essere utilizzato per i medesimi utilizzi della terra come sottoprodotto, che sono quelli che abbiamo visto prima e nel caso degli utilizzi aggregati hanno bisogno, le uniche caratteristiche che devono essere dimostrate siano che devono avere le caratteristiche volute dall'utilizzatore finale. Nel caso in cui invece la terra debba essere utilizzata per utilizzi non aggregati, quindi come ad esempio messa in ambiente come sottofondo stradale, deve essere effettuato primo il test di cessione. Nel caso in cui il test di cessione venga superato, ossia tutti i limiti indicati all'interno delle linee guida siano sotto i limiti indicati nella normativa e nelle linee guida, il residuo va bene, può essere utilizzato tal quale. Nel caso alcuni parametri superino i limiti di riferimento, il residuo deve essere sottoposto a una verifica di ecotossicità, superata la quale può essere utilizzato. Nelle more dell'individuazione di un test
di ecotossicità da parte di ISPRA, dovrà essere effettuato unicamente il test di cessione. E così ho concluso la mia presentazione, vi ringrazio e vi saluto.